Questa vorrebbe vorrebbe timidamente essere una live NBA, però mi rendo conto che è quasi impossibile oggi e quindi già dal titolo io ho cercato di strizzare l'occhio a quello che è successo nella giornata di ieri. Perché non, non, non si può, cioè va detto proprio chiaramente: bisogna smarcarsi da qualsiasi tipo di equivoco. Non si può fare finta che sia un lunedì come tanti e che si possa parlare soltanto di NBA. Si parlerà anche di NBA, è una live NBA. Ma eh, sono bene accette anche questioni poste al riguardo dell'europeo, anche perché poi di fatto Eurobasket e NBA si intrecciano continuamente nel loro avviluppamento. Attorno alle vicende dei più grandi giocatori che stanno guidando le rispettive nazionali, tipo il due volte MVP Niccolò Melli. No, eh? Eh, non è andata proprio così. Però ragazzi, però ragazzi, è stata, è stata roba. Ora io, nel mentre vi saluto tutti, vi do il benvenuto e il bentornato, inizia una nuova settimana e torna quella che dovrebbe essere una programmazione pseudo-regolare, anche se già poi da domani si ricambia, perché, lo dico subito in apertura, così poi si comincia a chiacchierare... Domani ci sarà il video sul Quasi Gaming. Eh, perché mercoledì non può uscire, in quanto Rudy. Mercoledì, Rudy, amico mio, Rudy. Eh? mercoledì si gioca contro Rudy, e quindi seguiremo in live la partita. Poi da giovedì vediamo, insomma, tanto io. Voglio essere scaramantico, però mercoledì sarà la nostra ultima partita. Quindi, insomma, no, cioè non è che poi si può pretendere, si può fare. Quindi, questo, questo, questo è il, il discorso. Dice Abzazzi, io mi sono riascoltato tutte le esultanze di Edo sulle triple di Spissu. Io ieri ho rischiato di essere cacciato dal condominio, lo dico in maniera proprio così mh, sincera, senza nessun tipo di... perché mi sono lasciato un po' andare. Però onestamente, onestamente, co come, come si poteva fare, no? Cioè, poi sono son circolati tutta una serie di video che riguardano anche le esultanze, anche dello staff, Pozzecco che cercava di rientrare, Melli che lo chiappava a calci per buttarlo fuori. Insomma, è stata una serata sui generis in tutto e per tutto. Oh, che è successo ci hanno raidato fast break podcast che saluto e ringrazio di cuore vedi che è apparso subito tu cosa la salamanca grazie mille a fast break podcast e grazie a tutti coloro che sono arrivati e quindi nuo nuovi della chat benvenuti se è appena cominciato sì che la serata è lunga e c'è da parlare di un sacco di cose benvenuti e grazie mille poi si era abbonato anche rivaldo de destro nono mese lo so Saluto lo ringrazio. Buonasera, Edo. Per oggi, nessuna domanda. Tanto come l'impressione che due o tre cose oggi da ridire ci sabbiano, quindi, insomma, grazie per il momento. Per il momento, grazie. Eh, e poi, e poi, e poi aspetta, eh. Che c'erano anche dei bits che l'ho visti passare. Vedi come è, com è cresciuta nel frattempo la, la chat e come è ingrandita. Si vede meglio così bene. Sono felice. Body Zerghasting Hasting 100 bits lo saluto, lo ringrazio di cuore, so che è off topic, ma come si fa? Di, di, che, cosa? di che cosa? Io quando ho letto, ti dico così: quando ho letto il come si fa, ho, 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 ho subito voluto in, intravedere una velata polemica sui titoli dei giornali, dei quotidiani sportivi di oggi. Allora, vi dico la mia, non so se è questo l'argomento zerg, però ormai l'ho introdotto, quindi vi devo dire la mia. Io stamani ho, mh, ho quei pochi capelli che mi sono rimasti, li ho persi tutti, quando sono volutamente e scientemente andato a vedere le copertine, no? le prime pagine dei quotidiani sportivi, sedicenti cosiddetti quotidiani sportivi, perché poi verrebbe da chiedersi ma effettivamente sono quotidiani sportivi, cioè che parlano di... Sport a 360 gradi oppure sono quotidiani calcistici va bene e quindi lì per lì eh, chiaramente ci sono rimasto male perché tutti a parlare della Juve. Che non so che problemi ha avuto contro la, boh, la salernitana, tipo una cosa di non lo so. Poi un trafiletto piccino sulla pallavolo, campione del mondo, eh? un piccino. E un trafiletto ancora più piccino. Sulla, sulla pallacanestro, che aveva battuto la Serbia ai quarti di finale ci sta che la pallacanestro abbia meno spazio della pallavolo nei quotidiani di oggi perché la pallavolo è campione del mondo campione del mondo non ci sta che si vada tutti dietro la Juve nello, o comunque il calcio nello specifico, secondo me, va bene, questa è la mia opinione di stamani che è anche un'opinione io credo abbastanza nazional popolare, no? Perché penso che la maggior parte di noi si sia un po' tra virgolette indignata nel vedere questa cosa. Poi per però durante la giornata sono usciti diversi dati no? sui vari dati d'ascolto, il famoso share e compagnia. E eh, io non è che mi sono ricreduto va bene? Perché la mia opinione resta vale, resta, resta, vale, resta tale, cioè vale ancora. Il problema qual è? Che. Eh, ho visto che su Sky, per esempio, la pallacanestro ha fatto tipo 250.000 eh, utenti. Eh. La pallavolo sto dando numeri quasi a caso eh, però come ordine di grandezza: 250.000 la pallacanestro ieri. Eh, 450.000 la pallavolo, 4 milioni, tipo la, la Formula 1. Il calcio penso ancora molto di più rispetto alla Formula 1. L'ordine di grandezza, eh, no? Mi fa un po' riflettere, eh, che poi alla fine della fiera. Però, ripeto, io non sono credibile neanche nel difendere eventuali quotidiani sportivi. Primo perché non ho la minima intenzione di farlo, perché penso che abbiano sbagliato. E secondo perché se si dovesse stare dietro esclusivamente ai numeri, esclusivamente alle visualizzazioni, a quello che vende, a quello che tira, io non dovrei parlare di Serie A. E invece la Serie A, lo sapete qui sul canale, ha il suo bello spazio. Quindi io non sono credibile. Restano i dati, restano i numeri. C'è una cosa però che mi fa ancora di più storcere il naso e che comunque mi fa ribadire la mia posizione anche al di là di questi numeri che valeva la pena citare. E cioè questo, se io fossi stato un appassionato di pallavolo... E non lo sono, beh, non so neanche a quanto si vince a pallavolo, quindi figurati, non lo sono. Ma se io fossi stato un appassionato di pallavolo, io che non compro mai nessun quotidiano sportivo, oggi probabilmente sarei voluto andare a comprare che ne so. La eh, gazzetta dello sport, eh, non so che altri quotidiani ci può Tutto sport. Eh, per averlo come ricordo, per tenerlo magari incorniciato, no? E cosa mi incornicio? La juve e, e il sassuolo lì, chi era? La salernità. Cioè, capito? Questo mi fa ancora un po' più specie, sinceramente, perché ti, ti porti via anche l'opportunità di celebrare in qualche modo, no? questo, però insomma, tanto per chiacchierare, tanto per chiacchierare, eh, poi c'erano, c'erano, c'erano anche degli abbonamenti, allora, vediamo un attimo, Aspetta, eh. allora c'era Leonardo Germanese, che saluto e ringrazio, quinto mese, dice come stai Edo, dopo ieri la mia voce comincia a accusarla, questo ce l'ho detto io, non c'è scritto nel messaggio, oggi stamattina mi sono svegliato con il mar di gola, e non credo fosse Covid, credo fosse vittoria dell'Italia, cioè proprio sintomi, eh, diagnosi ufficiale, vittoria dell'Italia contro la Serbia, eh. questa cosa vi. Mi sono recuperato la telecronaca tua integrale, addirittura grazie. Io sapete le, le cronache delle partite, insomma, in generale, live sulle partite non le ricarico mai perché. Secondo me recuperate dopo, insomma, no, cioè perdano un po' tanto. Quindi se davvero hai recuperato dopo, grazie, veramente, 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 grazie. Ehm, non si smette di godere, dice sempre Leonardo. Marcanen e Fontecchio, aiuta, saranno o la sorpresa o la franchigia non li fa giocare per prendere Victor. Posso dire che secondo me Utah, che sulla carta ci ha straperso perché, secondo quelle che sono diciamo le logiche normali della pallacanestro NBA degli ultimi anni, Utah ha sbaraccato perché aveva due stelle o presunte wannabe tali, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, l'ha date via e quindi è in piena rebuilding. Io non sono così tanto sicuro. Ci hanno perso, vabbè, ci hanno perso perché perdendo Rudico Bere e Donovan Amici, ci hanno perso. Però, ripartendo, se, se, qualora, eh, nell'ipotesi, Marcane e Fontecchio fossero quelli di questo europeo, chiaramente il livello sarebbe diverso mediamente parlando perché normalmente ti ritrovi contro squadre NBA che dovrebbero essere più forti o comunque più attrezzate a livello fisico, quindi per carità. Però se dovessero essere queste, ma... Io, sì, ci hanno, sì, hanno perso, ci hanno perso. Però, tutto sommato, no? Capito New York Knicks? È uscita in questi giorni un'intervista. Eh, che poi non è stata neanche un'intervista, è stato un rumor così trapelato e non doveva uscire, come sempre succede, no? Tipo, tipo l'anticipazione dell'iPhone. È uscita, non si deve sapere, ma è se, è, è, si sapeva tutto. Prima di, che lo presentassero, martedì scorso, si sapeva bello ogni cosa. E qui, uguale, che i Nix dice che praticamente gli USA gli avevano chiesto ai dirigenti Nix, figlioli, nipoti, mogli, parenti, nel senso che avevano fatto un prezzo troppo alto. Ma mm, non lo so, non lo so se veramente avevano fatto un prezzo troppo alto, cioè nel senso un'altra voce che gira è quella che vorrebbe l'affare saltato in quel di New York perché i Nix non avrebbero pare voluto inserire nella trattativa Quentin Grimes. Che io gli voglio un gran bene a Quentin Grimes, però allora vuol dire che non lo vuoi prendere, Donovan Mitchell. No? Poi sarà che io leggo la questione in maniera con un taglio abbastanza negativo, perché Donovan Mitchell a Cleveland, tutto sommato, non ce l'avrei voluto. Ma questo è un altro discorso e poi entreremo nel dettaglio. Credo, però, che Utah in generale abbia, abbia saputo leggere bene la situazione, Marcanen e Fontecchio. Sono due bei punti di partenza. Se poi dovesse a caso aggiungersi anche il francese il prossimo anno, allora lì si potrebbe addirittura parlare di svolta della franchigia. Però è lunga la strada, è lunga quasi più di lui, quasi più di Wembai. Wemby Nama è lungo, è lungo sodo, quindi insomma. Vediamo. Poi 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 nel frattempo nel frattempo, frattempo c'erano anche c'erano anche degli altri abbonamenti. Quindi andiamo con ordine perché, se no, li perdo. Eh, Dinamo Sassari 05. Che saluto e ringrazio. Quarto mese, ci cioè vedo, mi sono riabbonato perché sei fantastico. Grazie, grazie davvero. Eh, poi una cosa, quest'anno si ti fa sacramento perché la Valla ha un ruolo in dirigenza o in campo, non lo so. Grazie, un saluto a mercoledì PS. Questa cosa di Valle era da. Tipo tre settimane che te la volevo dire. Tra l'altro Shane Laval è rimasto anche molto legato in generale alla, alla terra sarda. Tutti gli anni, se non vado errato, gestisce una sorta di mini camp estivo per i ragazzi, per i giovani. Quindi... E poi è un personaggio, onestamente, è un personaggio, Chiunque l'abbia conosciuto anche al di là della pallacanestro ne parla come una persona di un certo spessore. Cioè al di là del giocatore, la persona in sé... E secondo me, dal punto di vista, anche proprio del palmarès, non ha mai raccolto così tanto come avrebbe mer potuto meritare, perché prima degli infortuni scen Laval in Europa era un, un signor centro, un signor lungo. Cioè, secondo me, anche a livello Eurolega avrebbe potuto dire molto di più la sua, sono sincero. Comunque sì, dovrebbe, dovrebbe avere un ruolo nello staff. Nello staff. Ci sono tanti motivi, quest'anno per tifare Sacramento. Chiaramente uno non si deve aspettare troppe soddisfazioni, si parla sempre di Sarramento. Però, però, insomma, da chi gammare in poi, qualche motivetto ci potrebbe, ci potrebbe anche essere. Sì. E poi c'era Damzap che si è abbonato, dodicesimo mese. Vedi che mi scordo tutte le volte. E sa me lo devo scrivere, perché tanto se io non me lo scrivo è inutile, io poi me ne scordo. Allora, aspetta. Segnarsi Stemmi... Lo stemmi stemmi, colore ecco. Ci siamo capiti io e me stesso. Perché, per esempio, eh, Dum Zap è arrivato al dodicesimo mese che eh, è un anno intero. Ma io ora su due piedi un miliardo di colore e il pallone. Non penso sia doro perché d'oro mi sembra siamo a 21. però con questo fatto che sono no, che, che, che si muovano che non sono statici i colori, ma, ma cambiano in base all'andare all dei tempi. Io Se non me lo scrivo, non mi metto un bel post it di quelli proprio da anziano attaccato qui eh? e non, non me ne ricordo. Comunque, grazie, grazie mille. Poi c'era DAV 95, decimo mese, lo saluto, lo ringrazio. Lui pure, Ciao vedo, sono in hype per le prestazioni del cinese di 2K quest'anno. Allora, apriamo una piccola parentesi 2K e poi si riprende il discorso, perché tanto so che se no, me la chiedete. Ho fatto l'aggiornamento. Ci ho dedicato tutta la giornata perché è una roba incredibile. E c'è Mephiondu. Confermo: c'è Mephiondu quindi per il quasi All-Star Gaming anche quest'anno avremo Mephiondu. Poi, se qualcuno in NBA non si sbriga a dargli un posto in una squadra, secondo me, i prossimi anni, il prossimo anno il cinese lo vuole far fuori. Io, belle, visto. Quindi, no, Franchigia, NBA, sapete già di per conto vostro che cosa fare, però, per quest'anno almeno è ufficiale, ci abbiamo me fiondo. Tra l'altro vorrei ringraziare pubblicamente i cinesi perché mi ha fatto rifare tutta la matrice praticamente da capo perché voi pensavate che quella che avevo io all'inizio e quella successiva di, di aggiornamento fossero uguali e invece no, perché in piccole cose, ma tipo i free agent erano tutti sballati, tutti con uno, uno in più di valutazione, mezzi con uno in più di valutazione, mezzi con uno in meno, un macello, un macello dovuto rifatto due volte quest'anno le matrici eh, tanto per un capo grosso, comunque, secondo te Jokic, dice Dav dopo ieri, esce un po' ridimensionato, bello l'MVP, ma quando conta, saprà trascinare la sua squadra al titolo il discorso chiaramente vale sia per la nazionale, sia per i Denver Nuggets allora la partita di Jokic di ieri secondo me, è da attenzionare con particolare no? Perché ieri Ioich ha dominato, se gli si vuol dare una lettura non ti voglio dire neanche statistica, ma una, un taglio alla questione meramente quantitativo. No? Se vai a vedere i numeri, se vai a vedere le percentuali, l'impatto che ha avuto, il cioè progetto ieri ha dominato. Il problema è che al di là dei numeri, l'impatto che ha avuto sulla propria squadra è stato, secondo me, inferiore rispetto a quello che Melli e Spissu hanno avuto sulla nostra. Quindi Melli e Spisso sono più forti di Jokic, purtroppo no, mai nella vita. Però l'impatto che hanno avuto sulla squadra è stato superiore. Chiaramente un giocatore non si può valutare dalla singola partita. Jokic ne ha fatte tante di partite come quella di ieri e alcune anche meglio. Spisso e Melli no. Io ieri in cronaca ho detto Secondo me era stata la loro miglior partita in carriera il giorno dopo, avendoci dormito sopra, penso di poterlo eh, di, di nuovo ripetere e confermare, quindi no, va vista la cosa a ampio spettro. L il, 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 il movente che porta tanti nella giornata di oggi anche in giro per il web, soprattutto negli Stati Uniti, a porsi delle domande su Nicola Jokic: è questo: quando la Serbia ha cominciato a andare in difficoltà, perché li Italia, dopo l'espulsione del Poz, la sfilata di triple di dispisso ha cominciato a prendere coraggio, Jokic è stato in grado di riprendere l'inerzia della partita, davvero leader con le giocate, no? quelle che, che cambiano i, i, il momento della partita? No, non lo è stato, però onestamente ragazzi... Era anche difficile pensare che un giocatore solo potesse smuovere la situazione Cioè Jokic ha fatto canestro da tre punti da metà campo col fallo E ha, messo, ha tirato tipo 20 tiri lì Cioè il suo l'ha fatto sono mancati altri, è mancata un po', forse io ci ho, ho visto onestamente cercando di analizzare un po' il tutto anche un, con un po' di più calma rispetto a ieri, ci ho visto anche tanta paura di perdere a un certo punto della Serbia. Cioè, nel momento in cui l'Italia ha cominciato a segnare da tre punti da tutte le parti, io l'ho visto proprio impauriti di perdere. E allora lì forse si ritorna al discorso che si faceva prima ancora che cominciasse l'Europeo, un leader. Un po' più vocale, no? un po' più anche carismatico sul campo, uno di quelli che se c'è bisogno di chiappa a ceffoni, metaforicamente ovviamente, alla Teodosic, forse avrebbe potuto riuscire, sarebbe potuto riuscire meglio a dare, a dare una scossa al gruppo. Iohic non è quel tipo di leader. Johic è un leader più silenzioso, è un leader se vogliamo in un certo senso più alla Team Duncan, alla Hawaii Leonard, seppure siano giocatori completamente differenti, però è uno che va molto di meno sotto le luci dei riflettori. Ecco perché forse. Eh, L'assenza di Jamal Murray in questo senso non ci ha neanche permesso di vedere paradossalmente, visti i numeri, il, migli il miglior Yohitch in questi anni. Perché Murray viceversa era l'altra stella della squadra che spesso si prendeva le luci dei riflettori o i cinquantelli, con le espressioni anche proprio no? vocali, con co co il trash talking con gli avversari. Cioè era un leader un po' più emotivo, un po' più emozionale. In questo senso, però non si scopre ora questa caratteristica di Johic, che io ripeto non vedo come un, un aspetto negativo, cioè non è che Johic è un giocatore fenomenale, però no. cioè, è un tratto caratteriale, è proprio un discorso di personalità. Ci sono dei leader più vocali, più espressivi e ci sono dei leader eh, più introversi. Però si vuole dire per caso che Tim Duncan non, è sufficientemente, non era sufficientemente leader di quei San Antonio Spurs? Non credo. Stessa cosa per Kawhi Leonard. Poi dipende anche dai, dai compagni e dall'allenatore. E dall'allenatore. Perché se posso esprimere un mio giudizio così, poi si va avanti. Sto leggendo troppe, po troppe poche critiche nei confronti di Pesic. Che non essendo il primo che passa ieri, avrebbe dovuto in qualche modo fermare tutti a un certo punto e fargli capire: oh, ci sta sfuggendo di mano. Qui la situazione, ma non sotto di 10, come ha provato a fare. Nel momento in cui spesso ha segnato la seconda tripla, forse non ti dico la prima, ma la seconda tripla perché era un segnale? no? E... Non voglio dire che non c'è abbastanza conoscenza, perché non è vero, si parla di super professionisti, però forse secondo me ieri la Serbia ha un po' sottovalutato l'effetto che avrebbe potuto avere l'espulsione di Pozzecco. Io l'ho rivista più volte e continuo a pensare che non l'abbia fatto apposta. Qualcuno oggi diceva, eh, Pozzetto l'ha fatto apposta per cercare di avere una reazione da parte... No, cioè, ha, ha perso la brocca. Però è anche questo un altro tratto caratteriale del Pozz, che in questo caso a noi ci ha fruttato tantissimo. Ci è andata bene, come dice Miro Bilan, no? Però secondo me non l'ha fatto apposta. Ecco, questa è la mia opinione. Poi, poi, sempre nell'abbonamento, sono partito per la tangente, ma insomma, eh, sempre nell'abbonamenti ci abbiamo 12.000 cola che si è abbonato, settimo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice semplicemente grazie per Radio Campo Aperto che permette di seguire Eurobasket anche ai poveri come me. Io spero veramente, questo è il messaggio che mi fa più piacere in assoluto, perché spero con le cronache delle, delle partite della nazionale di riuscire quantomeno a fornire un mi minimo, minimo servizio pubblico dal momento, soprattutto che quest'anno non c'è modo di vedere le partite in chiaro, no? È, una, è tutta un'altra cosa vedere la partita piuttosto che ascoltarla raccontata da me soprattutto. Però un'idea quantomeno uno se la vuole fare, no? Quindi grazie, grazie. E poi c'era Odio Le Live che si è abbonato, quarto mese, lo saluto, lo ringrazio, Sereido, non sapevo cosa chiedere, quindi domanda strana. Se dovessi fare un quintetto di soli lunghi, chi sceglieresti? Lunghi veri, non Janis KD. Allora, allora, se mi togli anche Gianni, gli anni, i HD, io lo considero un'ala piccola. L'ho sempre considerato un'ala piccola. Eh, poi gioca anche da quattro come Lebron. Gioca, giocano quello che gli pare. Però io l'ho sempre considerato i due ale piccole. Iannis io l'ho sempre considerato un'ala grande. Quindi io iannis ce l'avrei messo. Mi posso prendere questa, questa libertà di mettercelo comunque, Playmaker? Perché, perché, secondo me, è cioè, eh, Playmaker: Iannis. Guardia mio malgrado, con, con, con disdoro. Eh, ma ci devo mettere per forza di cose, Anthony Davis. Perché ho bisogno di un lungo che abbia quel tipo di proprietà di palleggio, e quindi ce, ce lo devo mettere, per forza di cose. Eh. Alla piccola, in teoria, eh, ci potrei mettere... Eh, bisogna cominciare a salire, per forza. E quindi alla piccola... Eh, se poi dopo ci vuole gente più arta ancora, alla piccola ci devo mettere... Ci devo mettere Jokic, Per forza di cose, alla piccola Jokic. E alla grande Novitsky... E centro a quel punto voglio un centro 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 vero ci metto ci metto wilt, ci metto Wilt Ci poteva stare anche Hat ci poteva stare anche Hat il problema è che Towns io continuo a vederlo problematico dal punto di vista del mettere la palla a terra questa è un po' una cosa mia più che altro, che penso e spero che la prossima stagione possa portarmi a cambiare idea, anche perché il prossimo anno Kat giocherà molto più perimetrale. Io però per ora lo considero uno dei migliori lunghi dal punto di vista del tiro, però del tiro sullo scarico, mh? tiro da fermo, piedi per terra, tutte le volte che si avventura in palleggio, io lo vedo sempre un po', no? Eh, no non so troppo, cioè, se, quando parte in palleggio io non sono tranquillissimo, mettiamola così, so più tranquillo quando parte in palleggio Anthony Davis, si vuole rompere, questo è il fatto, cioè... È, è, è molto più difficile che la perda rispetto a Carl Anthony Towns è molto più facile che muoia lì col pallone in mano tra l'altro non so se avete notato ma non so se avete visto ma c'è anche una clip di Anthony Davis che gioca NBA 2K23 va a stoppare, riesce, gioca con se stesso va a stoppare, riesce a stoppare poi cadendo nel gioco si fa male che gli vuoi dire? Onestamente, si rompe anche quando, quando si usa di per se stesso ogni gioco. Che gli vuoi dire? Che cosa puoi dire a una cosa di genere? Io ho sentimenti contrastanti eh, quando, quando si parla di NBA 2K23 per quel poco che ho visto fino ad ora. Però eh, questa cosa qui secondo me è un plus che va dato ai cinesi, perché è realistico, è eh, on onestamente realistico. eh. Questo, 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 poi c'erano dei beats. Aspetta, eh, è una clip editata. Davvero non è vera? Eh, io l'ho data per buona, l'ho presa per buona, vi dico la verità, perché mi sembrava troppo realistica. Vedi poi che cosa, che cosa succede: a dare non lo so se è vero o no. Comunque, se girate sul web, la trovate eh, c'erano degli altri beats. Eh, Body Zerg, che risaluto e ringrazio. 100 beats, niente, ma ha tagliato il messaggio: dice, come si fa a non parlare di quello che ha fatto Little Basket? Io, la stoppata di Melli con il dito, la metto al pari di quella di Hawaii Leonard, di cui peraltro oggi ricorre un anniversario. Non non mi ricordo se dunque eh, la fece nella bolla, la bolla era nei 20 quindi dovrebbe essere oggi il secondo anniversario del, del finger block di Hawaii Leonard, stoppata col dito. Eh, Fontecchio a muro di pallavolo e circus shot, non ho più la voce, adesso direi che è ora di far pagare al buon Gobert quel 360 fatto male a partita finita. Io vorrei, veram veramente, veramente, io vorrei venire qui bello, bello, elegante tronfio proprio della mia sportività e dirvi che non è importante quel gesto, eh, che non ha alcun tipo di significato e che non... ma non è vero, io me lo so legato al dito come tutti voi, lo... cioè è, ragazzi ha fatto schifo la cosa lì, parliamoci chiaramente, non ha significato, va bene, però so quelle cose che te le ricordi, te le leghi al dito e secondo me potrebbero anche darci una minima motivazione in più per la partita di mercoledì è chiaro che una motivazione non fa 10 cm e su quelli ci mancano sotto canestro. Però, intanto è una motivazione la metti lì. Siccome era totalmente evitabile, non è servito a niente, non gli è neanche riuscita bene. C'ha capelli cotonati, cioè no, pe no, perché sennò uno dice. Ma allora fai i body No, no, ci mancherebbe altro. Anch'io da giovane mi ero fatto capelli biondi, ma infatti ora non ce l'ho neanche più. Mezzo, capito? Rudy Gobert, quindi è que questo, questo è il discorso. La partita di ieri io in presa diretta l'ho descritta come il, più, il, il successo più, più bello, più emozionante della nazionale dai tempi di Eurobasket eh, de, del 99, quando si vinse lì l'europeo. Ho passato le ultime 24 ore a pensare se effettivamente ho detto un'eresia oppure no. Io non credo. Ci sono state altre belle vittorie. Ma mh, vittorie che avessero questo tipo di sensazione, con un avversario, cioè una, una disparità in campo così importante, una posta in palio così alta, una situazione così particolare, l'espulsione di Pozzecco l'esplosione di Spissu, cioè veramente, veramente. Io non credo che uno sceneggiatore avrebbe potuto scrivere una, una partitura migliore per, eh, per, eh, per la partita di ieri. Sono sincero, quindi sono molto molto d'accordo in questo caso. Sempre tra i bits abbiamo Abzaz 00 che risaluto e ringrazio. Dice: 100 bits era contenta Camilla per la valla a volo. Tra l'altro sì, era molto contenta e l'abbiamo anche guardata ieri sera con lei che cercava di spiegarmi quello che succedeva. Io ho passato metà partita a cercare di, di capire a, a quanto si vinceva. E in questo l'ho detto ieri sera. Io devo spezzare una lancia a favore del calcio. Io mi rendo conto che è detto da me, però sapete che, cioè, per quella che è la mia, no, il mio, la mia forma mentis, quando le cose sono molto complicate e funzionano, vanno bene. Ma quando le cose sono molto semplici e funzionano. Allora lì c'è proprio il genio, cioè il genio. In questo caso il calcio, secondo me ha mm, Un regolamento un, un punteggio più semplice e quindi più efficace: le partite finiscano 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, 3 a 2, è molto in, di, di immediato. No, come, come cosa. nella pallacanestro, per esempio, è già che è 148 a, a 135, 97 già un po' più complicato. No, già un po' più nella pallavolo. Complicatissimo, perché io non capivo a qua, qui chi era a quanto si arriva, quanti, quanti set, quanti punti, poi se pareggi. Se I tennis, se non ne parliamo, un, un punto vale 30, due punti, 45, 60. Un macello, quindi ecco, io, io in questo eh, devo spezzare, poi è eh, l'unica cosa che apprezzo, eh, se, se volete una mia opinione, è l'unica cosa che apprezzo del calcio questa, però questa l'apprezzo, eh, così, questo. Ma perché ho detto questa cosa? Eh, ah no, non ho finito di leggere il messaggio, vedi, e poi io parto. Dice Abzaz, speravo che ieri commentasse con siamo tignosi, va ma vabbè se lo sarà tenuto per Rudi. Ah, per la prossima partita sei sicuro di voler mettere la Ham, però ho rapportato bene senza. Non sei il primo a dirmelo e a questo punto ragazzi io mi sento quasi in dovere di aspettare a mettere la Ham per una eventuale, che non potrà mai arrivare, semifinale, no? Non lo so, ora vediamo come mi piglia lì per lì, però eh, fino a ora, eh, che, che, che vi devo dire, fino a ora in effetti, in effetti eh, è questo. Comunque il commento che poi non ha fatto al microfono, il commento tecnico di Camilla ieri sera, era che mi aveva fatto quando avevo messo muso e secondo lei si era vinto perché avevano espulso Pozzecco. Io non ho approfondito se per demeriti tecnici del Poz, secondo lei ovviamente, se per meriti di Casalone del quale ignora completamente l'esistenza, quindi non credo, eh, o, o per motivazioni soltanto di, di orgoglio, di carattere, di, di, no, di stimoli, che però questo era stato il commento tecnico. Ehm, poi, 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 aspetta, eh, perché nel frattempo erano successe altre cose. Allora, si era abbonato Luhamic 15, che saluto e ringrazio di cuore, nono mese, gravidanza completa, e poi c'erano 5 abbonamenti regalati da Roz 12. Grazie, davvero, 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 davvero grazie. Tra l'altro in questo periodo eh, il supporto vostro, lo sapete, è se possibile ancora più importante perché il canale tra una storia e l'altra, il canale YouTube è quasi fermo perché non, non ho più tempo di pubblicare con, con tutte le partite, però si ricomincia, eh? si ricomincia a breve, a brevissimo già da domani e, e quindi a maggior ragione grazie, grazie, grazie davvero. Poi, poi, poi. Eh, c'erano, c'erano, c'erano degli altri bits, quindi vediamo di recuperarli, Raffaele che saluto e ringrazio 100 bits, ci vedo da tifoso Nuggets io sinceramente credo che quest'anno ti fare iuta per Fontecchio e Markanen no, a parte gli scherzi, ma cosa sta facendo Markanen e poi cosa pensi dell'ormai certo torneo di metà stagione Sembra una sorta di Final Eight di Coppa Italia, Petrucci potrà dire di aver dato l'idea a Silver, PS, piccolo off topic, hai aggiornato il gioco, le matrici sono cambiate oppure ti posso mandare le formazioni per sabato, eh, allora te man nel dubbio te mandamela, va bene? Perché io ancora non ho, ho sistemato solo la matrice del quasi gaming. Perché serviva per domani. E quindi è, è la prima cosa che ho fatto. Però il fatto che siano cambiate alcune valutazioni. Tra l'altro nella maniera più subdola e tignosa possibile. Perché se vai a vedere quelli forti. Va bene. I 90, gli 85, 86, 88. Sono tutti uguali. Quindi uno dice vabbè. Allora, allora torna. Funziona. È uguale. No. Perché se poi vai a vedere quelli più bassi. Che nessuno guarda mai. No? Quelli sono cambiati quasi tutti, o comunque tanti. Quindi, non lo so se la partita di sabato si potrà effettivamente fare oppure no. Nel senso, bisogna vedere se le valutazioni tornano o meno. Lo devo controllare, lo controllerò tra stasera e domani. E poi vi farò sapere. Comunque se nel dubbio, intanto, se vuoi mandamela così. Il dubbio c'è. Eh? Tanto non cambiano. Per ora non si sono palesati né eh, sfidante né sostituto dello sfidante. Mh, aggiornamento. Allora, partiamo da Marcanen. Eh, qual è la vera differenza tra il Marcanen di questo Eurobasket e il Marcanen NBA? dice l'avversario, eh grazie, ma non soltanto, io vedo un Lauri Markkanen che ora ha la squadra in mano, avere la squadra in mano non significa essere soltanto quello che si piglia il maggior numero di tiri, ma essere proprio il leader del gruppo, gioca playmaker, gioca a tutti i ruoli, cambia su tutti difensivamente, in NBA hanno sempre cercato di passatemi il termine, tutelarlo dal punto di vista tattico. È sempre stato usato col contagocce nelle posizioni del tiratore sugli scari, sempre tutto ticchettocche, ticchettocche, e invece secondo me avrebbe bisogno di responsabilizzazione. In questo senso sta dimostrando a Eurobasket di poter avere quel tipo di trattamento, anche riservato da, da una squadra NBA. Eh, potrebbero diventare un dynamic duo, niente male. In quel di Utah tra l'altro, entrambi di stampo e di matrice europea. Per cui, no? Utah potrebbe diventare una succursale di Dallas in questo senso. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Mi sta mi, mi ha sorpreso anche a me il Mark Cannon di Eurobasket. Direi una bugia se, se vi dicessi il contrario. Però, sai, a volte ci sono degli episodi. Delle esperienze che per un verso o per quell'altro cambiano le carriere dei giocatori e lui si è ritrovato in questo 2022 di punto in bianco da essere un, un, un gregario a Chicago in giro per la Lega senza troppo a farsi un Eurobasket da protagonista assoluto cambiare squadra e finire in una squadra aiuta dove non ci sono più i leader tecnici designati che c'erano fino all'anno scorso. Potrebbe essere una di quelle sliding door che ci regalano un nuovo giocatore importante. Io me lo auguro, sinceramente. E poi, il discorso del torneo di metà stagione. Allora, io ve lo riassumo per come... L'ho capito io, però bisogna tenere in, in mente due cose. La prima è che non, è, non hanno ancora deciso. Quindi sono tutti eh, rumor, eh, speculazioni che vengono fatte, cose che si dice ma devono essere confermate. Cioè. La seconda è che Posso io non aver capito bene, quindi prendete tutto con le pinze, però in base alle voci che sono uscite e a come io l'ho interpretato e l'ho capito, dovrebbe essere che eh, in base ai risultati e quindi alla classifica di ottobre, mh, più o meno, a novembre chiaramente questo non riguarda la stagione in corso, cioè quella che sta per partire, 22-23, ma pare dalla 23-24, a novembre c'è questa specie di in-season tournament, si chiamerà proprio così, pare, dove le prime classificate si scontrano e, e quindi fanno no, confronto diretto, poi fino in fondo, fino alla finale. Non sarebbero... ...attenzione, qui c'è lo snodo... ...non sarebbero partite a sé stanti... ...fini a loro stesse, tra virgolette... ...come succede, per esempio, con la nostra Coppa Italia... ...Coppa Italia, eh, chi, chi gioca la Coppa Italia... ...chi vince va avanti, chi perde va a casa... ...ma non è che ti fa record per pe la classifica di stagione regolare... ...è una cosa a sé stante... ...invece lì, i risultati dell'In Season Tournament... Farebbero record in qualche modo per le squadre coinvolte. Tant'è vero che alla fine della fiera, alla fine della stagione, tutte le squadre avrebbero comunque giocato 82 partite di stagione regolare, comprese quelle di in season tournament. Soltanto le due finaliste arriverebbero a quota 83 partite giocate perché ci hanno avuto in più anche la finale per cui ci dovrebbe essere un calendario adattivo che viene stilato in corso d'opera. Penso, deduco io, perché come fai a stilare un calendario per tutta la stagione che non può sapere quale sarà la classifica a novembre e quindi quali squadre dovranno giocare l'in-season tournament e quali no? Non lo puoi sapere a agosto quando stili calendario, per cui te dovrai stilare un primo calendario fino all'in-season tournament, poi il calendario dell'in-season tournament e contestualmente il calendario successivo delle squadre. Hai presente il discorso di prima sul fatto che le cose complicate che funzionano sono fatte bene, ma le cose semplici che funzionano sono il genio assoluto? Ecco, questa è complicata, è molto complicata, ma, ma aiuta, ma di complicata. Eh, ci sono state varie reazioni tra cui per esempio quella di Mark Cuban, Mark Cuban ha detto "Teniamo in considerazione l'ipotesi di boicottare l'in-season tournament perché per noi siamo concentrati sulla vittoria dell'anello, l'NBA è l'anello". Io lo volevo abbracciare fortissimo, se l'avessi avuto davanti io l'avrei abbracciato e, e, per, perché io la vedo esattamente, cioè non avrei saputo dirlo meglio. Soltanto se lo dico io... Chi se ne frega, se lo dice Mark Cuban, magari qualche d'uno... In realtà no, non l'ascolta neanche lui, perché questa è una decisione che viene presa sulla base dei sordi, sulla base del business. Non è che Silver vuole fare questa cosa perché, chissà, ha un fine umanitario. No, perché vuole cercare di raccattare più sordi dalle televisioni, vendere un prodotto in più, avere nel portafoglio manageriale, quando vanno a vendere i diritti no? televisivi, web, è avere un prodotto in più da poter commercializzare, non mi piace. Non mi, io vi dico la sincera verità: non mi piace il concetto di, di spezzettamento dei trofeo, L'NBA è l'anello, si vince e si gioca per l'anello. Non mi piace troppo. Allora, so sincero: in realtà. Questo discorso di fare le, le partite che, che possono far parte anche della stagione, è l'unica cosa che me lo fa: buttare giù in qualche modo: Cioè, continua a non piacermi. Però la butto giù perché comunque mh, posso guardarle con, cioè, illudendomi che fossero parte della stagione regolare, però giocate con un pochino più di voglia. Eh? Quindi no, mi illudo. Però, fondamentalmente. Vi dico la verità, io se, se fossi uno di quelli che ha potere di voto sulla questione io voterei negativamente. Rispetto a eh, chi dice c'è bisogno di svecchiare, c'è bisogno di un qualche cosa di nuovo e quindi, ripeto, tra tutti i modi in cui potrebbe essere fatto, questo secondo me è anche uno dei migliori. In base a quello che ho letto in giro, questo è quello che mi dispiace un po' di meno, però se dovessi votare io voterei contrario proprio per un, un discorso di concetto, anche perché poi. Co come com cioè, Inserisci un nuovo elemento di valutazione dei giocatori, no? E quindi tra 30 anni ci avrai Wemba Banyama che sarà, che, ipotizzo, eh, il giocatore che ha vinto più in season tournament della storia della pallacanestro. E grazie, LeBron eh, l'ha giocato quando era vecchio, decrepito. Kobe Bryant non ha mai giocato. Michael Jordan neanche. Will Chamberlain, non ne parliamo. Bill Russell nemmeno ha scherzato. Cioè, eh, per cui, no? non questo, questo poi siamo noi eventualmente che bisognerebbe spesso copiare qualche cosa che succede in NBA credetemi no, io conosco molto bene, ho amici in, in, nella Palla palacanese Gianni, noi meno ci copiate e meglio è, credete a me date retta proprio a un bischero eh? questo, questo. Poi nel frattempo c'erano altre cose, c'erano altre cose tipo DAV95 che ha regalato due abbonamenti, grazie, grazie, grazie mille davvero di cuore a DAV e a coloro i quali al solito sono stati abbonati, ma soprattutto a DAV che l'ha regalato in questo caso nello specifico, e poi e poi e poi c'erano degli altri bits per cui cerchiamo di recuperarli in ordine. Vi garba questo tintinnio che fa il lagegio ora quando metto le cose a schermo? Eh, le bischerate tutte proprio, e poi le cose quando si impalla un modo per riavviarlo non c'è, ma le bischerate tutte. Dice il 12 100 bits. Lo saluto, lo ringrazio. Nel 2014 a Trieste, vedendolo con la nazionale, dissi ai miei amici: Ma sapete che a me questo polonara qui non dispiace e secondo me diventerà forte? Fui spernacchiato alla Grande. Da qualche anno a sta parte glielo rinfaccio ogni volta che li vedo. Io mi ricordo il primissimo Polonara, in quel di Teramo, eh, Teramo in quegli anni, ora non vorrei fare confusione con le stagioni, ma la prima stagione in cui cominciarono a venire un po' fuori c'era Capo Bianco allenatore, e tra i giocatori Peppe Poeta e Achille Polonara e sembrava la sensazione che c'era in giro era che fossero due giovani con tanta buona volontà, tanta voglia di fare che però avevano cominciato a farsi vedere in quel della pallacanestro italiana Diciamo perché Teramo non era una super squadra e quindi no, è normale che avessero più. In realtà entrambi, ma soprattutto Polonara, sono stati secondo me particolarmente bravi e lungimiranti nella scelta delle squadre che hanno, di cui hanno indossato la maglia nel corso della carriera. Polonara ha sempre, pre, sempre, sempre, sempre preferito delle sistemazioni dove potesse giocare. È sempre stata, se voi guardate le scelte di carriera di Polonara. Ha sempre preferito aspettare a fare il salto di qualità, aspettare ad andare in una squadra da titolo, aspettare ad andare in una squadra da Eurolega, aspettare e fare un passo alla volta sempre in progetti dove gli veniva garantito minuti, campo, possibilità di crescere, di sbagliare, di fare esperienza. L'ha fatto anche quest'anno alla fine della Fiera. Poteva andare a Bologna dove però sarebbe stato tipo il, il, il 55 ⁇ lungo e invece ha scelto di non andare. Non è che dove sia ora non c'è concorrenza, va bene, però si parla di un giocatore che ormai è arrivato al tetto in Europa, cioè il massimo livello possibile, quindi dovunque tu vada c'è concorrenza. C'è arrivato però piano piano, passo passo. Quindi, quindi sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo con te. È un, bel, è un bel esempio, esempio. Eh, Papigno 97 è, è, è una live NBA con delle, delle voglie delle tendenze a, a, a Eurobasket per, per ovvi motivi però sì, è una live NBA eh, poi c'erano degli altri Beats Aspetta, eh, c'erano degli altri bits, c'erano degli altri bits, Draze 10 che saluto e ringrazio, 100 bits, ciao Ido, ma quanto è forte Nick Melly, secondo me è ancora più oggi che quando c'era sarebbe un perfetto fit a New Orleans. Che ne pensi? Ma Mark Cannon, perché se se non è mai esploso in NBA? Secondo me è proprio per questo, cioè per il discorso di Polonara traslato, no? Eh, non ha mai sentito la fiducia della squadra nei suoi confronti. È chiaro che per un giovane europeo che arriva in NBA non è facile, cioè o sei Luka Doncic o se no te la devi conquistare sgomitando la fiducia nella lega. E diciamo che fino ad ora non ha sgomitato sufficientemente. Speriamo che tra il cambio di franchigia e questo Eurobasket possano riuscire a dargli un po' più fiducia, un po' più credito. Però la partita di ieri di Melli, per esempio, ci dimostra come certe volte la, la miopia di alcuni allenatori, di alcuni progetti tecnici possa effettivamente. Non ti dico rovinare, ma. Fa prendere alla carriera di alcuni giocatori una strada piuttosto che un'altra. Melli in NBA ci potrebbe stare tuttora, ma soprattutto ai tempi in cui c'era che era ancora più giovane fisicamente. Era ancora, ci poteva stare. S poterci stare non significa poter essere un all-star, però neanche giocare tre secondi a partita, come ai tempi gli facevano giocare in quelli di New Orleans. Sai quanti giocatori c'erano anche ai tempi in giro per la lega? Che pesati proprio su una scala 1 a 1 erano meno forti di Nicolò Melli, però giocavano di più perché erano in un contesto diverso. L'allenatore aveva fiducia in loro. Spesso queste cose qui fanno, fanno la differenza, perché poi visti su un campo da pallacanestro uno contro uno non c'è il distacco che, di, che recita il palmarès individuale tra Nicola Johic e Nicolò Melli, cioè un due volte MVP dell'NBA e uno che non può stare in campo in NBA. Visti uno contro uno, non c'è questa differenza qui. Eppure la, la realtà, il palmarès ci dice questo, due volte MVP della Lega, uno che non può stare in campo nella Lega. E la pallacanestro è straordinaria anche per queste cose qui. C'è poco, poco da fare. Però sì, ai tempi doveva giocare di più e, e, e oggi potrebbe comunque, secondo me, giocarci. Certo, ripeto, non, eh, non essendo un, un all-star, assolutamente. Dice Mattia, poi, c'erano degli altri beats. Eh, Mattia, 831, 100 beats, lo saluto, lo ringrazio. Cioedo, finalmente torno a vedere una tua live. Ti volevo chiedere, oltre a Kawai, qual è il giocatore che ti ricorda di più il mio GOAT, Duncan... Allora... allora eh, il fatto che tu mi abbia detto oltre a Kawhi mi fa pensare che tu intendessi soprattutto da un punto di vista, diciamo, caratteriale, da un punto di vista di approccio alla squadra, approccio alla Lega, perché in realtà poi come giocatore dal punto di vista tecnico beh, sono due giocatori troppo diversi, Cavaleo e Nardetti in Duncan. Quindi... Su questa scia, su su, su, sull'idea di essere un leader diciamo più silenzioso, più uno di quelli che ti dà l'esempio piuttosto che no, prendersi le luci dei riflettori eccetera eccetera, io ti vorrei dire Derrick Rose, perché purtroppo eh, Derrick Rose eh, l'abbiamo visto praticamente solo fino al titolo di MVP. E era quel tipo di giocatore lì, cioè uno che se proprio ti va di lusso dice tre parole in tutto l'anno nello spogliatoio. Va bene. Poi il Derrick Rose dopo è stato un altro discorso, ma lì eh, sono cambiate un po' troppe cose. Quindi, da un punto di vista proprio di approccio alla squadra, di approccio allo spogliatoio, di approccio alla lega, ti dico Derrick Rose, chiaramente è un giocatore enormemente ancora più troppo diverso da Duncan. Eh? È... Però, guarda, paradossalmente è più facile trovare delle similitudini caratteriali, emotive a Duncan, per quanto sia un personaggio sui generis e particolare, che non dal punto di vista tecnico. Perché ditemi voi oggi un giocatore che tecnicamente potrebbe assomigliare tra virgolette, a Duncan. È complicato, eh? È veramente... Difensivamente, Evan Mobley, per esempio. Però offensivamente sono due giocatori molto diversi. Quindi, da un punto di vista tecnico, secondo me oggi veramente non c'è. Però, insomma, poi, poi ne parleremo volendo. Eh, poi, poi, poi. Ehm, dice Lollo Duncan se avesse avuto le treccine durante la sua carriera che ha sfoggiato solo negli ultimi anni sarebbe il GOT di tutti e qui io sono assolutamente d'accordo con, con questo punto qui che sapete essere fondamentale per il sottoscritto ehm, poi c'erano delle altre bits di Raffaele che risaluto e ringrazio 100 bits e lo capisco che dopo ieri sera sembra off topic ma mi tocca il quarto episodio di tre nomi tre personaggi ovvero giocatori non super all star che amavo 1 Drug Guden e la Magica Barba, giocatore davvero tignoso, uno di quelli che secondo me. ha All'Antonio Davis, tanto per dire un altro, eh, che secondo me sono stati tendenzialmente sottovalutati nel corso della loro carriera. Cioè, non si parla di Hall of Famer, va bene, assoluti, giocatori che però. Secondo me hanno sempre giocato e dato di più rispetto a quello che si tendeva a immaginare, a vedere, a percepire ai tempi quindi sfondi una porta più che aperta. Carlos Buser, ai tempi di Youth e di Chicago, io perdevo il cervello per lui, e poi uno che tira un cazzotto all'arbitro per festeggiare un canestro, come fai a non amarlo? Mi ricorda tanto quello che è successo un paio di stagioni fa con Henry Sims alla Fortitudo Bologna, solo che lì il cazzotto non l'ha tirato all'arbitro, ma il canestro si è rotto la mano, eh? più o meno la stessa cosa. Booser, per i più giovani all'ascolto, ai tempi dei tempi, si era noi più pseudo addetti ai lavori abbastanza convinti che. Il binomio Daron Williams, Carlos Buser avrebbe avuto quantomeno una chance di poter avvicinarsi a quello che è stato l'altro binomio in quel di Utah John Stockton e Carmaloni. Io lo so che è una bestemmia oggi o il senno di poi, ma io vi assicuro che nella prima stagione in cui Carlos Buser fu Carlos Buser e Daron Williams fu Daron Williams. C'era questa convinzione, serpeggiava, circolava e poi non è andata come, come avrebbe dovuto. Ma i, quel quintetto di Chicago con Joachim Noah, Carlos Booser, Luol Deng, Ronnie Brewer e Derrick Rose fu uno di quei quintetti con Tom Tibodo in panchina che si, si prese il mio cuore e se lo portò via. Quindi... Sono d'accordo. Tre, e come pippa che avrei voluto vedere in Italia, Big Baby Glenn Davis. Che giocatore allucinante. Abbiamo avuto la, la brutta copia che era Sophocles Scorsanidis scoperto dall'Italia e da Cantù. Però eh, Big Baby, Big Baby aveva anche qualche cosa in più dal punto di vista del tocco. Io non voglio dire che se, se Big Baby si fosse tenuto dal punto di vista fisico, sarebbe diventato chissà che cosa perché non è vero. Però sarà la stazza, sarà. Non lo so. No, eh, io sono sempre stato team Glenn Davis. Quindi. Siamo, siamo d'accordo anche su questo. Nel quintetto di USA, dice Jack Torri: c'era anche Mehmet hur. me Mehmet hur, è vero, è vero. Lui pure, a un certo punto, cosonato alla, alla Rudy Gobert. Kyle Corver c'era, sì è vero c'era Kyle Corver, tra l'altro anche a Usa, ma anche a Chicago, però dalla panchina c'era Ronnie Brewer e qui il, il detto in cui io perdevo il cervello era, era quando giocava Ronnie Brewer, perché Ronnie Brewer ti dava, ti dava proprio difensivamente, cioè era un toro, era un... Io Ronnie, Brewer, però, però, vabbè, chi rilenco ragazzi? Purtroppo Kirilenko ora dal punto di vista politico non viene mai nominato perché, no? Insomma, tra i paesi di provenienza, tra il soprannome che gli veniva dato, si tende sempre a sviare il discorso quando si parla di Kirilenko. Ma io ricordo, questo è molto importante, che eh, Kirilenko è passato alla storia per due motivi fondamentali nel corso per essere stato il primo giocatore a realizzare i 5x5 cioè 5 almeno 5 in 5 categorie statistiche nello specifico punti rimbalzi assist recuperi e stoppate pare uno scherzo no, non è facile farlo tant'è vero che poi da quel momento lì non ha fatto più nessuno e per il contratto prematrimoniale stilato con la gentil consorte che se ne era riparlato mi sembra altre volte. Gli consentiva proprio da contratto eh, di poter avere un'avventura extraconiugale all'anno eh, in modo tale che questo potesse garantire alla moglie di essere a conoscenza e di non essere tradita, tra virgolette. Perché lui, una volta all'anno, poteva andare co con un'altra ragazza a suo piacimento e non contava non, è, non è, cioè, andava bene, capito? E quello però ti doveva bastare una volta all'anno per dire, per dire questo e poi c'erano degli altri beats che l'ho visti, visti arrivare ora aspetta eh aspetta eh che li ritrovo Roz 12 che risaluto e ringrazio 100 beats bestemmia per bestemmia dice 1 johic 2 Gobert, 3 doncic 4 yannis vedi tabellone europei sì, è una bestemmia scusate e allora come, come, lo leggo? come lo leggo, però uno Iohic e due Gobert, tre Doncic e quattro Iannis, dal punto di vista del loro rendimento individuale, però tabelloni europei dal punto di vista della squadra... Ah no, forse da quando potremmo incontrarli, da quando potremmo incontrarli, vedi, sono in ordine di chi si batte. Cioè, ni senso, no? Ni senso. Noi siamo già andati fin troppo oltre le, le, le nostre possibilità. Il fatto è che abbiamo accumulato nel corso degli ultimi vent'anni una serie di, di sfighe e, e, e di crediti nei confronti della sorte che se ci fosse una giustizia nelle partite che mancano da qui alla medaglia d'oro noi si dovrebbe tirare male che vada con il 55% da tre punti di squadra, male che vada per poter pareggiare le, 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 i conti con la sfortuna che abbiamo accumulato in questi anni e se si tira con il 55% da tre punti di squadra contro di noi non ci vuole giocare nessuno però poi si esce domani, anzi dopodomani, mercoledì perché sono arti, sono grossi, e eh, quindi. Piani mi ha telefonato ieri sera per dirmi che eh, si esce, secondo lui il mercoledì si esce. Io ho detto, Simone, eh, però eh, non, è che si non è che posso andare io sul canale. Lui ha detto, Lascia fa, che ci penso, te vai e di. Quindi. Questo, questo, questo. Eh, Pozzecco ha ritirato fuori la, la, la cosa della carta di credito lui ha un paio, due o tre colpi a sorpresa che c'ha, ce l'ha proprio in canna pronti da giocarsi questo era il colpo della carta di credito eh? ha dato la carta di credito al giocatore ha detto fa, fatene buon uso poi però l'altra volta quando l'aveva fatto a Sassari gli aveva dato la carta ma non il pin stavolta non lo so come è andata a finire però insomma vabbè Vediamo, dopo la carta di reddito c'è la camicia, poi non so quale altri, vediamo, le partite ma sarebbero poi. secondo me ce la fa a inventarsi qualcosa di qui alla fine per tutte le partite, vediamo. Dice Adinolfo, dice Adinolfo, nel frattempo ci hanno raidato, saluto e ringrazio Raller che ha evocato, vedi tu cosa la manca, e do il benvenuto a tutti quelli che sono arrivati nel frattempo, questa è un, una grande tavola rotonda laddove ognuno dice la sua e io provo a tirare le fila del discorso come se ne sapessi quantomeno qu quante voi, ma in realtà è palese che la cosa non è così perché io sono molto al di sotto. Però questo è, benvenuti e grazie a Rallerk. Dice Adinolfo, oggi spenderei anche due parole sulla pallavolo che ci frega quelli arti e vince i mondiali. E una cosa che mi sono dimenticato di dire rispetto al fatto che ieri sera io e Camilla abbiamo guardato la finale mondiale di pallavolo è che io sembravo, cioè, sembravo interessato. No? Perché continuavo a chiedere: Ma quello secondo te quello quanto è al? Tipo Michelotti, Michelotto? C'è uno che è tipo 2.11, va bene? E io continuavo a dire, ma, ma quello, ma quanti anni ha? Ma quante ha? E Camille dice, ma non lo so, ma che ti frega? No, mi frega, io voglio sapere perché questo ha giocato a pallavolo, è arto in questo modo. Qui. E ce n'è, ce n'è due o tre che secondo me ci farebbero comodo. Eh, no, non sono nessuno 220 ma insomma mettili lì capito tra l'altro hanno anche le mani buone perché per già a pallavolo comunque le mani ti servano quindi bisognava aver agito per tempo ai tempi no e, e essere entrati in, in palestra e questo lo prendo io eh, però non è andata non è andata non è andata così però è andata bene a loro in questo, in questo, in questo caso poi, 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 siamo intanto nei messaggi riscattati, eh? Nunzio, Vobis dopo un'ora e quattro minuti, dice Nicco Pelle: Ciao, Non voglio parlare del Poz, ma del vice, non ricordo il nome. Come ha detto Bilan, è stato, eh, quando il Poz è stato espulso, la Dinamo col vice ha sempre vinto. Lui non ha usato Mennion. Il tuo pensiero? L'arbitraggio orribile? Paiola è tornato con un punto. Melli è dopato? È possibile? No, non è possibile perché l'avrebbero già, già scoperto. E ci avrebbero già fatto i titoloni, quindi non è possibile. Casalone è bravo, eh, intanto ha un nome che io reputo straordinario, nome proprio di persona, non il cognome, eh, però è anche bravo dal punto di vista tecnico e secondo me rende il meglio di se stesso proprio in questa contrapposizione con co Gianmarco Pozzecco perché fanno tipo poliziotto buono e poliziotto cattivo cioè uno che sbrocca e quell'altro dietro che, 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 che calma la situazione che gestisce no? cioè sono proprio perfetti in questa loro alchimia nel loro modo di però anche dal punto di vista eh, tecnico io tutte le volte che ho avuto modo di vedere al di là del record con la dinamo e il resto una squadra allenata da Casalone ho sempre visto Soluzioni tecniche interessanti. Io non credo che ieri la decisione su Nico Mannion sia stata una bocciatura di qualche tipo. Semplicemente ieri è stato bravo a trovare il quintetto giusto e quello ha cavalcato fino a che ne avevano. Eh, poi, se è concesso qualche cambio sul finale nel momento in cui la gente ha cominciato a uscire per falli perché si aveva accumulato un quantitativo di falli più alto di Yochice, eh, però non l'ho letta come una bocciatura, diciamo, eh, a Nico Mannion Ieri non era la sua partita. Però vi devo dire un'altra cosa: io più che lo vedo, e più che penso che Nico Mannion noi in generale, pallacanestro italiana, lo stiamo rovinando perché semplicemente gli si vuole uscire addosso un ruolo che non è il suo. È un po' il discorso di Della Valle, no? Così come la scelta in questo caso di Pozzecco su Della Valle è stata piuttosto che prenderlo per fargli fare la panchina e quindi non avere il vero Della Valle, perché per avere il vero Della Valle è dimostrato bisogna dargli il quintetto, 35 minuti e palla in mano e libertà di tirare. Non ritenendo che questa squadra potesse permettersi quel tipo di della valle, invece che portarmelo e tenermelo in panchina a fargli fare un ruolo che non era il suo, ho preferito Baldasso, che mi fa, da un punto di vista tecnico, di spogliatoio, di gestione, mi fa più gioco, va bene? La stessa cosa secondo me la si dovrebbe cominciare seriamente a pensare per Nico Menion. Per quanto torni comodo sia alla Nazionale italiana che alla Virtus Bologna, avere uno in uscita dalla panchina che ti può cambiare il ritmo offensivo della partita. Purtroppo, quel giocatore non è Nico Mannion né nella nazionale italiana né nella Virtus Bologna. Quando gli è stata data la squadra in mano, quando gli sono state date le chiavi dell'attacco, ha più o meno sempre fatto bene, vedasi l'esperienza con la nazionale dell'anno scorso. Ma secondo me, Mennion, per tornare a essere il giocatore che può essere, ha bisogno di un contesto di... Io lo dico dall'anno scorso quando c'erano le voci su Brescia. Spero di sbagliarmi per la Virtus e per la nazionale, ma questo è sempre di più il mio pensiero. L'arbitraggio, io non... non <ride> è complicato per me parlare di arbitri quando gioco all'Italia, perché eh, non riesco a essere così distaccato come, come penso di essere in altre situazioni. Quindi è un giudizio di parte il mio, va bene, prendetelo come tale. Però secondo me l'arbitraggio di ieri ha fatto schifo. Io, io lo devo proprio, proprio dire, mm, hanno avuto un, un modo di gestire l'ingombro di Nikola Jokic sbagliato, perché non ha bisogno di, 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 di quel tipo di... che poi non era neanche una tutela, perché a volte mm, cioè è, è stato proprio un, un... boh, non lo so, non mi è piaciuto, ecco, non mi è piaciuto. Non ha bisogno, Jokic, di quel tipo di arbitraggio, l'ha dimostrato più volte anche ieri sera, quindi vorrei, vorrei vedere un arbitraggio diverso, ecco, in generale. Però, siccome questa cosa l'ho detta anche in live durante le telecronache, siccome ultimamente la diciamo sempre più spesso... Sia con le nazionali, sia in NBA, sia in Serie A, mi viene da pensare che oltre a una generazione, una classe arbitrale non particolarmente brillante, ci siano anche delle direttive che arrivano dall'alto nella gestione di questi regolamenti che sono confuse, che non funzionano. Perché ora non è possibile che ci si abbia tutti arbitri tarocchi eh, da, dappertutto, in Italia, in NBA, in area FIBA, non è possibile, no? Lo, cioè, eh, sarebbe una coincidenza troppo, troppo strana. Per cui secondo me è proprio la gestione del regolamento. Il regolamento è quello, ma la, il modo in cui interpretarlo, le direttive che vengono date sempre all'inizio di ogni competizione importante, c'è cioè una riunione dove gli arbitri e i vertici della pallacanestro si, si incontrano, parlano e agli arbitri viene detto che taglio dare a quel regolamento, come interpretare determinate situazioni, fischi, cosa, su cosa porre l'attenzione, eccetera, eccetera. Secondo me negli ultimi anni li, gli stanno dando male questi, questi input perché, ripeto, eh, altrimenti saremmo troppo sfortunati come classe dirigenze arbitrale. Dice Morel 17: Siamo sempre nei messaggi riscattati. Cioè io non so se ne hai già parlato, però il 3 settembre ci sarà un amichevole tra Blazers e Clippers a Seattle. E alcuni, alcune voci dicono che potrebbe essere annunciata l'espansione dell'NBA ad altre due squadre. Il ritorno a Seattle e una nuova franchigia a Las Vegas con Memphis e T-Walls che si sposteranno ad est. Tutto ciò dovrebbe succedere nel 2024, proprio quando LeBron termina il contratto. E in un podcast recente, LeBron dice che gli sarebbe piaciuto essere. Essere il proprietario di una squadra a Las Vegas. Questo è quello che si dice, eh, se ne parla in maniera sempre più insistente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Io credo che questa sarà la direzione. L'NBA sarà nei prossimi dieci anni a 32 squadre hm? e saranno questi due i posti. Io non credo però che l'annuncio possa arrivare così a breve. Almeno tastando il polso della situazione, è una sensazione. Eh? Poi non è che tastando il polso della situazione, ehm, penso che comunque di Las Vegas e di Seattle si parlerà nei prossimi anni. E ci sta, ci sta che Lebron, anche perché ragazzi, Lebron dalla pallacanestro non esce, se esce dalla pallacanestro lo fa per la politica, non per altro. Quindi io penso che prima di avere LeBron candidato a Presidente degli Stati Uniti, dove secondo me arriverà, lo farà, non, non dico che diventerà Presidente, perché un conto è candidarsi e un conto poi è vincere le elezioni, però secondo me lui si candiderà in un futuro, segnatevi questa cosa, mettetela insieme alle puntate dei Simpson e poi se ne riparla. Prima di questo ci sarà una fase dirigenziale di LeBron. Da un punto di vista di status da un punto di vista di gestione anche dello spogliatoio del personaggio del de, no io non lo vedo a fare allenatore posso sbagliarmi però io non lo vedo a fare allenatore io lo vedo chiaramente businessman a 360 gradi con un futuro nella dirigenza della, di alcune franchigie o magari anche dell'NBA e poi e poi eh, in politica così tanto per chiacchierare, ancora, ancora manca, manca un mesetto abbondante all'inizio de, del campionato, quindi si fa per chiacchierare. Quindi... Però ecco, la direzione è quella. Sono felice delle 32 squadre? Anche sì, ti dirò, secondo me non c'era bisogno, cioè 30 mi sembrano già sufficienti. Però, guarda, se mi avessero detto devi scegliere l'in-season tournament o 32 squadre, 32 squadre tutta la vita ma senza proprio neanche pensarci minimamente. Dice T4MBA Mio padre è presidente della società di pallavolo maggiore qua dove vivo ed io, anche se eh, non sono appassionato di pallavolo, in un modo o nell'altro la respiro sempre in casa. Nonostante ciò, ho scoperto della vittoria al mondiale solo oggi pomeriggio. Questo per rimarcare quanto gli sport minori in Italia non vengono calcolati minimamente. È vero, ed è un peccato enorme mortale, secondo me. Ripeto, io quell'attenuante gliela do ai media in generale, media, eh, in generale perché se i numeri effettivamente sono quelli 250.000 il basket 450.000 la pallavolo finale mondiale con l'Italia, 4 milioni la Formula 1, non ne parliamo neanche il calcio, mh? E capisco che poi a fine mese devi guardare eh, però dico, dico se una, una scelta neanche di cuore, ma di principi, fino ad ora sono riuscito a farla io nel mio piccolo qui nel canale, lasciando comunque lo spazio della Lega Basket, anche se i numeri mi direbbero di ucciderla sul momento e dedicarmi esclusivamente all'NBA, non vedo perché non lo debbano fare i media a livello generale. Che poi qui nessuno parla di una copertina della Gazzetta dello sport di oggi, di solo pallavolo e, e, e basket. Nessuno vuole questo. Però secondo me, lo dico: cioè, io, il mio cuore avrebbe voluto il pozzo in prima pagina, tutto schermo, va bene, però la mia testa avrebbe voluto il titolone e la foto principale alla pallavolo campione del mondo, sotto la pallacanestro che ha fatto l'impresa un pochino più piccina e poi in fondo la Juve, la Salernitana e tutta quella roba lì. E invece è stato l'esatto contrario. Si parla dei giornali non perché le televisioni non abbiano colpa o perché il male del mondo siano i giornali, eh, ma perché nei giornali puoi vederlo proprio in una singola pagina, come la, la frazioni la pagina, in televisione è un po' più complicato, ti devi mettere a vedere quanti minuti dura il servizio, quanti, quindi, però è la stessa cosa, fanno, fanno uguale, quindi siamo d'accordo in, in questo senso. Poi c'era, poi c'era, Biaspi nel frattempo che si era abbonato. Lo saluto, lo ringrazio, diciannovesimo mese. Dice: Che dici, Papà Rudy? Ah, no, aspetta, che dici, Papà Rudy la porta alla Spagna a medaglia? È in forma stratosferica. Cosa può dare Pozzecco in più rispetto a Sacchetti contro l'attacco alla zona francese che tanto ci ha fatto male? Allora, eh, Gobert è in forma, è vero. Così come è vero che ha dominato l'ultima partita, fatto tipo 20, 22, 17, ha proprio dominata, pur non avendo tuttora messo in piedi neanche un singolo movimento che sia uno in attacco, esattamente come non ha mancato di sottolineare Tracy McGreddy, con toni un pochino più accesi, un pochino più piccanti e coloriti dei miei nelle ultime settimane, va bene? Eh, noi con la Francia gli si è fatto paura una volta in quest'estate, se ne è presi 35 la, la seconda volta. Siamo sempre noi, loro sono sempre loro, e sono intercorse tra le due partite questioni di ore. Mm? Quindi, questo capite che apre a qualsiasi tipo di scenario. L'unica cosa, cosa buona, noi abbiamo tutto contro il fisico. Il talento la, 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 il numero di giocatori effettivamente forti a disposizione l'esperienza il vissuto i, i, le, le vittorie tu noi non c'è abbiamo una sola cosa a favore due una cosa è il fatto che non ci sia niente da perdere non bisognava essere già usciti da mo e, e, e ci danno tutti per pe, spacciati dall'inizio quindi noi si gioca proprio sul velluto e invece loro ogni minuto che passa hanno un minuto in più di paura di perdere, come è stato contro la Serbia. Mm? La Serbia all'inizio giocava quasi in scioltezza, come noi ci siamo distratti un secondo nel primo quarto sono andati avanti di 10. Poi, quando noi si è cominciato piano piano a rimontare, loro hanno cominciato a guardare l'orologio, e più che si avvicinavano alla fine, più che avevano paura di perdere. Quindi questo potrebbe. La seconda cosa è l'assoluta la in insensatezza che abbiamo anche dal punto di vista del gioco. Mm? Noi non, non sanno particolari soluzioni a livello offensivo, particolarmente elaborate, a livello difensivo particolare. Noi si difende nella maniera più accanita e tignosa che ci riesca e si attacca cercando di fare canestro da tre punti. Però siccome la difesa non ha variabili, la difesa non puoi... Non avete mai sentito un giocatore che è inserata difensivamente parlando? No. La difesa se hai voglia di difendere difendi bene tutte le sere, sempre. In attacco dipende, perché anche se hai voglia, se proprio quella sera lì il tiro non ti entra e non ti entra e eh, devi fare altro. No. In difesa, se vuoi, difendi bene sempre. Quindi bisogna partire da lì e poi sperare. E eh, questo è questo un po' il, il discorso. No, no, non c'è un appiglio tecnico sul quale si può pensare di... Non, niente, no, no. Il fatto è che loro c'hanno Rudy Gobert e c'hanno Fournier. Se ci avessero avuto anche Wendell Carter Jr. erano proprio la squadra contro la quale io non avrei potuto, cioè capito... Quindi è una partita che, che noi, per poi sono francesi, cioè noi si sente, queste cose qui noi si sentano. Io non, non, non ci vorrei giocare contro, contro di noi, ti dico la verità. E penso che, guarda, tutto sommato, forse forse, la Francia, tutto sommato, avrebbe preferito la Serbia. Perché sicuramente la Serbia è più forte, senza ombra di dubbio. Però se perdi con la Serbia ai quarti di finale, in un momento come quello della nazionale francese, di passaggio, nessuno ti dice niente. Se perdi con l'Italia, se perdi con l'Italia i titoloni, la debacle, eh? E quindi questo, questo, secondo me... E dice Itchirate, non sono d'accordo, è troppo ampio questo discorso per dire così semplicemente, se hai voglia di difendere, difendi. È vero, è vero. Ci vuole innanzitutto una base dal punto di vista tecnico eh, difensivo che se non hai, non hai. Va bene, però, per farti un esempio proprio banale: terra-terra. Quando a noi si giocava in classe mia le rare volte in cui si, si era benedetti da, dalla divinità e si riusciva a giocare a pallacanestro nell'ora di educazione fisica, perché poi toccava sempre giocare a pallavolo e a calcetto, ma quando le rare volte si riusciva a giocare a pallacanestro lo vedevi in attacco chi è che giocava a pallacanestro effettivamente e chi non giocava. Perché? Perché chi non giocava a pallacanestro, come si provava a tirare non chiappava niente, come si provava a palleggiare o la picchiava su un piede o faceva passi o, e non c'era verso. Difensivamente, invece, c'erano tanti ragazzi che... Pur non giocando a pallacanestro e non avendo quindi la minima idea di quello che stavano facendo, però erano sportivi, avevano voglia di difendere e ti davano noia, ti davano fastidio. In difesa, la volontà arriva sempre prima di tutto il resto. Non basta da sola. Su questo hai perfettamente ragione. Non basta da sola. Quello è scontato. Poi dice il Franz che saluto, nel frattempo l'ho visto arrivare, congratulazioni alla Francia, campione di Eurobasket 2022, ci aggiungo io con, con Rudy Gobert MVP che alza il trofeo così, e Evan Fournier, miglior difensore della manifestazione. Poi, 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 dice, dice, dice Bia. Ora, a parte, a parte gli scherzi, però, in risposta a Biaspi, e poi non l'ho detto, è molto possibile che Goubert porti la Francia a medaglie. Mm. È molto possibile. Anche perché, di fatto, basterebbe vincere con l'Italia e poi, no, sei, sei tra le prime quattro, insomma. Eh. Per cui, è molto possibile. Poi, messaggi riscattati. C'era, c'era, c'era... Mm, sette... Che, che cosa ti... Ah, 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 sì, sì, su Biaspi, sì, sì, c'ero arrivato. Eh, ah, ma Rudy... No, no, attenzione, no, perché io ora ho talmente tanto Rudy Gobert in capo che quando ho letto il messaggio di Biaspi dove mi parlava di Rudy, per me era Gobert, e poi invece era riferito a Fer Rudy Fernandez perché poi si parlava della Spagna, capito? Però io ormai, per, cioè per me Rudy è un target, capito? È, è proprio... Eh, intendeva l'altro Rudy, intendeva l'altro Rudy. Lì è più complicata la faccenda, lì è più complicata. A me non piace la Spagna, io ve lo devo dire. Eh, sarà che ho il pregiudizio, perché ce l'ho, è evidente, non posso farne a meno. Il, 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 il peccato originale di questa, di questa Spagna è, è Lorenzo Brown e ce l'ho, io ho questo pregiudizio qui. Sapete che Scariolo non è il mio allenatore preferito di tutti i tempi, quindi se devo fare un pronostico ti dico di no. Però, anche qui, non sono oggettivo, mi rendo conto, non sono troppo oggettivo, perché comunque è una squadra che dei meriti ce l'ha. E, e, e si vede che nasce dalle scenerie di una grande dinastia, che è come, quella, come quella spagnola. Si vede, si vede. Quindi, probabilmente non sono oggettivo. Però avevo sbagliato Rudi, avevo sbagliato Rudi. Eh, poi nei messaggi riscattati diceva Sette Gianni, Edo, ieri hai fatto una telecronaca da brividi. Grazie, grazie mille. Ti voglio ringraziare di cuore per le emozioni che hai saputo dare. Io ci, ci provo, poi tra l'altro con, con la nuova ehm, postazione di là senza, senza webcam, solo microfono, fa molto radiofoni, radiofonia e mi porta indietro negli anni al, al, ai miei esordi radiofonici, quindi la sento particolarmente, per cui grazie, grazie mille. Eh, NBA 17 Gianni Fontecchio e Marcane, quest'anno noi di USA ci divertiamo tanto anche. Se le perdiamo tutte, questo penso che sarebbe l'obiettivo. cioè, se, se, potessero, se potessero, i dirigenti di Utah ci, ci metterebbero la firma a divertirsi tanto e perderle tutte. Anzi, il problema ora come ora è che forse sono troppo forti gli Utah Jets per poter arrivare a quello, a quello arto, quelli, quelli, quelli problema fondamentale, no? Che rischiano di essere troppo forti per un Tuttavia, Però sul fatto che vi divertiate io non ho il minimo dubbio. Non ho il minimo di... noi italiani in particolar modo, inutile, inutile negarlo perché Fontecchio lo seguiremo con particolare interesse, però in generale, in generale secondo me gli Utah Jets sono so interessanti, anche perché stanno facendo incetta di scelte, roba che ok sì a un certo punto ho detto oh ma questi che eh così proprio no, vabbè comunque. Poi, dice Simones91, ciò vedo mio padre ieri mi ha visto guardare la partita dell'Italia su Eleven e ha provato a interessarsi chiedendo se ci fosse anche in TV. Poco fa, di nuovo, ma quando la mandano la nazionale di basket in TV, almeno la finale, e mio padre non si interessa spesso di basket, gli avrei voluto dire che avrebbero trasmesso almeno le prossime. E invece, questo è il problema. Questo è il problema fondamentale. Però poi è un cane che si morde la coda perché, dici, allora... Volevi che la nazionale andasse sulla RAI? No, per come l'hanno gestita. Purtroppo ci vorrebbe una televisione in chiaro, ma che ci dà un minimo di dignità. Perché la RAI negli ultimi anni, ragazzi, e per ultimi anni intendo almeno 33, che sono quelli in cui io sono al mondo, non ci ha dato neanche la minima dignità. Eh, trovare una televisione in chiaro che possa garantire, non, non dico ripeto il 4K ultra HD col dolby sur, no, un, un, una dignità, cioè un'immagine a 1080 che, che va senza stopparsi, gente che chiacchiera che ha una vaga idea di quello che dice e un collegamento che inizia al minuto 0 e finisce al minuto 40, ecco, non mi sembra di chiedere troppo, no. Mi sembrerebbe il minimo, questa, questa è la situazione. Però è, è così. Cioè, è spesso e volentieri in Italia la gente guarda il calcio perché quello c'è. E, e fin da piccina sei abituata al calcio perché in televisione c'è il calcio e la gente parla di calcio. I bambini da piccini li mandi a giocare a calcio, e, e poi magari però non sanno che ci sono altri sport che potrebbero anche interessargli un po' di più. Che potrebbero anche essere più congeniali, a... a no? Chi lo sa. Questa è la situazione. C'erano degli altri bits. C'erano degli altri bits. C'erano degli altri bits. Vediamo se li ritrovo e li ho visti passare. Di Roz12 che risaluto e ringrazio in chiaro con dignità. Facciamo un cartellone così che non ci inquadrano neanche quello, eh? Ci Abbiamo diversi cartelloni a Berlino, no, ma a Milano avevamo diversi cartelloni sul canale, sparsi in giro per il palazzetto. Non ci hanno inquadrato neanche mezza volta, nemmeno per sbaglio. Eh? Eh, in chiaro con dignità, questo deve essere secondo me l'obiettivo: quando io mi candiderò a eh, presidente della FIP nel mio programma, il mio programma si intitolerà proprio In chiaro con dignità. Eh? Non succederà e poi, poi, poi sempre nei messaggi riscattati Devin Booker 01 oiedo forse dico una follia ma penso che se ci fosse stato Gallinari ieri non avremmo vinto non è per il gallo ovviamente ma perché penso che, come tu dicesti a inizio europeo l'assenza della nostra stella assoluta ci ha dato quella leggerezza mentale capace di trasformare Spisso e Fontecchio negli Splash Brothers d'Italia PS, ma che partita ha fatto anche Polonara? penso se ne sia parlato troppo poco di lui forse un po' oscurato da Le Melli. Eh, è vero eh, però ragazzi fateci caso quando l'italia vince i, i nostri pseudo pseudolunghi giocano tutti delle partite allucinanti perché non ci sanno e quindi se loro non giocano al di sopra delle loro possibilità noi non sa so speranze quindi è abbastanza una costante ieri la, la, il vero colpo a sorpresa è stato spesso che neanche loro si aspettavano perché non, non, non ti puoi aspettare, se non lo conosci più che bene, non puoi sapere che spesso ha quelle possib possibilità. Poi eh, c'è stata l'espulsione, c'è stato il momento di transagonia, cioè tutte cose, tra virgolette, irripetibili, no? che però possono capitare a una nazionale come la nostra, che fa gruppo come fa la nostra. Ripeto, Pozzecco ha mille, mille limiti mm, dal punto di vista tecnico. E l'espulsione di ieri, secondo me, è uno dei tanti, non, non il solo. Però c'ha una cosa che ha solo lui a quel livello lì, la capacità di fare gruppo. Io non penso che sia mai esistito un allenatore in grado di fare gruppo nel modo in cui lo fa Gianmarco Pozzecco. In questo, secondo me, lui è primo ogni epoca. Poi, dal punto di vista tecnico, è esimo. Hm? Però per la nazionale, soprattutto una nazionale che non parte con i favori dei pronostici, che deve dare il 120% per poter anche solo competere, tutto sommato mi va bene che sia così. So contento che ci sia Pozzecco. Io l'avrei fatto in un altro momento, per lui, per noi e per tutti. Però, però so contento che ci sia, che ci sia Pozzecco. Gallinari Gallinari un altro motivo per il quale noi uno dei pochi motivi per il quale noi si potrebbe andare a medaglia quest'anno è che manca Gallinari. Gallinari ha una sfiga allucinante. Cioè Gallinari proprio è una roba che non ci puoi avere niente a che fare. Il fatto che manchi ci apre la possibilità perché sarebbe un'ulteriore rivincita del destino nei confronti di Gallinari. Cioè, l'unica volta che potevi vincere qualcosa, ti ho fatto rompere a una settimana dai via, capito? Eh, io non, non lo so. E lui ha una, 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 un senso di, di, di spirito e di sportività che secondo me è incredibile. Perché nonostante tutto, nonostante tutti gli infortuni, nonostante tutto... Tu, lui è sempre lì con la mentalità giusta, con le parole giuste, con l'atteggiamento giusto, è incredibile. E, e io mh, spero, spero veramente che possa ritirarsi con qualcosa. Un titolo NBA, un campionato italiano, un, un Eurole, una Coppa del... qualcosa perché non è giusto moralmente, eticamente, che si ritiri un giocato, quando sarà un giocatore come Danilo Gallinari, che se non è il giocatore più forte della storia della pallacanestro italiana, è tra i primi tre, e non abbia vinto niente, Gallinari non ha vinto niente, non se lo merita, non se lo merita, assolutamente poi, poi, poi sempre nei messaggi riscattati abbiamo Romantico Vagabondo che dice ciao Edo, questo weekend ho esordito in Supercoppa di A2 davanti ai miei amici familiari e ragazza, so che in questo canale si parla di basket internazionale NBA e quasi gaming, ma sono più di 15 anni che mi impegno per raggiungere questo obiettivo, volevo solo condividerlo con te e con la community questa è una delle cose veramente che mi rende più felice in senso, in senso assoluto perché vedere dei ragazzi che comunque eh, anche in, in, in un mondo come quello di oggi dove la palacaneso se ne è parlato prima fino ad ora ha tutti i problemi che ha e, e viene trattata come viene trattata hanno comunque sia quel sogno quell'obiettivo in testa e riescono a raggiungerlo io penso che non ci possa essere niente di più bello quindi ti faccio i complimenti a nome mio e virtualmente di tutta la community unita perché ci hai fatto un bel regalo anche solo a, a dicelo. Non indago su, su chi, chi tu sia, vedi che poi la gente cerca di capire chi sei, eh, se, se vuoi diglielo. Ma in generale, anche anonimamente, io ti faccio i miei più sentiti complimenti. E a questo punto, poi ti voglio prima o dopo un pagellone per cui dati da fare, perché quello è l'obiettivo. A questo punto, eh, quando uno arriva in A2, quello è l'obiettivo per forza di cose, poi, poi, poi. Eh, dice Pietro Tassini: Ciao, vedo venerdì la live con la Slovenia. La fai al posto del quasi gaming? O esce comunque? Comunque, il Poz, che cerca di rientrare in campo, era letteralmente indemoniato. Con la Francia non arriva al primo time out. C'è quel, quel video in cui lui prova a rientrare e Melli lo butta via a male parole, anche perché si sarebbe rischiato se Pozzecco fosse rientrato in panchina e in campo dopo essere stato espulso. Quindi aveva ragione Melli eh, è, è, è un pezzo di cinema incredibile di questa, di questa nazionale. Eh, io no, avete notato e non ho messo il calendario a questo punto della settimana? L'unica cosa che sappiamo di certo è che... Domani esce il video sul Quasi Gaming, e venerdì esce e mercoledì esce, eh, siamo in live a vedere la Francia. Poi io il calendario l'ho fatto, pesca la Se dovessi buttarlo per aria, però non credo, eh? Simone mi ha assicurato che non è così, quindi questo. C'erano degli altri bits, c'erano degli altri bits aspetta eh, aspetta eh, aspetta eh, che li ritrovo, di Roz 12 che risaluto e ri ringrazio, intanto mi scuso i messaggi riscattati, ma coi bizzi cerco di sostenere il canale, grazie, grazie mille, poi i criteri di precedenza sono scritti qua, sono chiari per tutti, quindi non c'è polemica, grazie mille. Prossimo titolo della live, Poz allenatore con i giusti assistenti tecnici e si vince tutto. Guarda che, guarda che, cioè nel senso, quello che ieri, quando ieri Pozzecco è stato buttato fuori e, e si diceva in, in cronaca ma comunque sia la squadra finisce nelle mani di Casalone, di Recalcati, insomma, non so i primi arrivati, voglio dire, no? È tutto sommato eh, Pozzecco dà al gruppo quel, quella parte di eh, carisma, quella parte anche di follia sotto certi aspetti, no? È quello che gestisce più i rapporti tra i giocatori, è quello che gestisce... Eh, questa, queste cose nella pallacanestro funzionano. Citofonare Phil Jackson e Tex ai tempi dei tempi, non sto mettendo a paragone Phil Jackson con Gianmarco Pozzecco, ci mancherebbe altro, però in tanti ai tempi dicevano Phil Jackson è quello che gestisce gli aspetti zen, per l'appunto, cioè... Caratteriali, il gruppo, la gestione interpersonale, le motivazioni, gli stimoli, toccare le corde giuste, saper gestire... E poi c'è tutto lo staff, tutti gli assistenti da Tex in poi che gestiscono l'aspetto tecnico. Qualcuno addirittura diceva ai tempi, Phil Jackson di pallacanesso dal punto di vista tecnico ne sa poco, eh? Io non, non credo che sia così, perché poi, quando vai a leggere quello. Vabbè, se uno non vuole considerare quello che ha vinto, perché, per questo motivo qui, perché dice: Ma in realtà era un complotto, e quelli veri erano quell'altri, poi, però, quando vai a leggere e ascoltare Phil Jackson, ti rendi conto che di Fallacanessone ne sa a pacchi. Hm? Però in questo senso un parallelismo molto blasfemo lo, lo si potrebbe anche fare. Quelli che tengono le redini della, della gestione tecnica possono essere Casalone e Recalcati, e il Poz è quello che carica il gruppo, è quello che gestisce i rapporti, è quello che fa alchimia. Mm? Potrebbe anche funzionare. Per, perché, no? perché no? Con un centro, se dovesse essere, no? banchero, chee, eh, eh, questa gente qui, chi lo sa. Ehm, se abbonato Grady Mac Tracy nel frattempo primo mese lo saluto, lo ringrazio, gli do il benvenuto se Twitch non ha fatto male i conti e anche i, i, i miei complimenti per i nickname perché mi si sono incrociati in gli occhi abituato a leggerlo nella maniera corretta quindi, quindi grazie, grazie mille e poi 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 sempre nei messaggi riscattati ha pure giocato Phil Jackson sì sì sì, sì è e anche bene e anche bene, dice Matt Batte. Cioè, come affrontiamo ora Gobert Centro che gioca più fisicamente che tecnicamente rispetto a Jokic? Eh, paradossalmente, potrebbe addirittura metterci ancora più in difficoltà, perché eh, va a colpire nel nostro punto debole in maniera ancora più precisa. Per quanto noi siamo senza centri, ma di lunghi tecnici. Che tirano da fuori, sanno mettere la palla per terra e passano bene il pallone. Ce l'abbiamo. Melli è questo, Polonara è questo. Dilu quindi di lunghi alla Jokic, eh? non sono centri, non hanno il fisico, il talento di Jokic. Però in quel. Eh? Invece di lunghi alla gobert, cioè alti, grossi, atletici, intimidatori che non importa che la tengano in mano perché tanto ce la mettano solo con le mani, non ci se n'ha neanche uno, nemmeno per sbaglio. Quindi forse ci potrebbe mettere ancora più in difficoltà rispetto a Nikola Johic. Bisogna, secondo me, essere bravi a non farlo entrare in ritmo. Perché Gobert è uno di quelli che se non gli fai mai prendere il ritmo, lui osteggia la partita. Arriva in fondo, piglia 11 rimbalzi, fa due punti e, e, e la partita gli è volata via. E non se ne è accorto. Se invece gli fai prendere il ritmo e lo, metti, lo fai entrare dal punto di vista emotivo nella partita. Finisce anche che te la possa dominare contro l'inesistenza dei nostri centri di ruolo, perché proprio non, è, non è che sono scarsi, proprio non ce l'abbiamo. Quindi, quindi il paragone con Yohichi in questo caso potrebbe addirittura dirci male. Bisogna essere particolarmente svegli in questo senso. Dice Mr. Joe 10, Ciao Ed, seguo l'NBA assiduamente da quando ti ho conosciuto, ma da quest'anno mi sono interessato anche alla LBA e di conseguenza alla nazionale, grazie a te. No, sono io allora che ringrazio te doppiamente. Volevo condividere un dubbio, come mai tutti i migliori centri all-time hanno almeno un anello da protagonista e invece la maggior parte dei play sono senza anello? Se potessi scegliere un ipotetico fenomeno da circondare poi da comprimare per la tua squadra dei sogni, in che posizione lo metteresti? Grazie e complimenti per tutto. Sono due domande molto interessanti e c'è una riflessione dietro, secondo me, molto pertinente. Il problema, secondo me, è questo. Ehm, per quanto ci siano state delle epoche di pallacanestro in cui L'esemplare centro era molto meglio rappresentato rispetto a oggi, in NBA, in Europa, in giro per il mondo. Negli anni 90 c'erano dei signori centri in giro per il mondo, oggi il centro è un, 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 un qualche cosa in via d'estinzione, però in generale eh, è un, un elemento della squadra che, o prima o dopo, in una avalcata playoff ti fa comodo, lo devi avere, perché o prima o dopo c'è la squadra contro la quale hai un accoppiamento per cui ti serve avere un lungo, anche tagliato grosso, in un certo qual modo. Il playmaker da solo, non ti dico che non può vincere, perché non è così, non è vero, però il playmaker in quanto creatore di gioco... Ha bisogno poi di chi lo finalizza, che siano realizzatori sul perimetro, che siano punti di riferimento sotto canestro, però per esprimersi al meglio il playmaker ha bisogno che i suoi passaggi, per quanto fatti bene, diventino effettivamente degli assist detta proprio nella maniera più spicciola e più terra-terra possibile, generalizzando in extremis proprio il concetto. Forse è per questo... Che eh, possono esistere delle squadre che riescono in qualche modo a giocare pur non avendo un playmaker d'elite e viceversa fanno più fatica delle squadre che hanno dei super playmaker, ma poi il resto della squadra che non c'è. È chiaro, potendo avere tutto, uno no, cioè, sceglie. Eh. Paradossalmente, però, ti dico che se io dovessi creare una squadra da zero. E dovessi scegliere il ruolo in cui investire il maggior numero di, di soldi, eh, mettiamola così, eh, in base a quello che mi offre il mercato, io andrei proprio su uno di questi due ruoli. Cioè, o un centro importante, o un playmaker importante. Perché gli altri tre ruoli secondo me, poi provare a fare delle magie. Nel senso che in qualche modo un ala piccola ti può giocare da 4, una guardia ti può fare l'ala piccola, un 4 può fare il 3, però un centro, se non è centro di ruolo, lo vedi che non è centro di ruolo. Un play, se non è play di ruolo, lo vedi che non è play di ruolo. Quindi io i miei soldi li investirei in un centro di ruolo o in un play di ruolo a seconda di quello che offre il mercato. Se poi ce la fai a pigliarli tutti e due, ben venga. C'hai già a mezzo piede ai playoff, eh? per come vanno le cose al giorno, giorno d'oggi. Questo. Poi, 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 eh, dice, dice, dice Nat Edo: domanda folle e senza senso logico. Dici chi vince l'anello NBA di quest'anno? Allora eh, è Troppo presto per potervi dire sono la mia favorita, ancora non ce l'ho una favorita, però io penso che Golden State possa arrivare fino in fondo ma non vincere. Vedo gente tipo Boston, gente tipo Milwaukee, se Chris Middleton e sano, ancora un pochino avanti. Perché Golden State secondo me ha esaurito quella spinta che gli deriva dal voler e dover vincere senza Kevin Durant. Oltre al fatto che sono tutti un anno più vecchi anche loro e in loro comincia a contare. Cioè mentre Jason Tatum è un anno più esperto e Yannis è un anno più esperto, Kerry è un anno più vecchio. In fondo ci arrivano uguale gli Warriors, ma secondo me non fanno back to back. Questa è la, mia, è la mia idea. Posso sbagliare, eh? lo sapete ormai. Dice Coach B: Ciao, Edo, ma secondo te con il Gallo avremmo potuto vedere un gioco come quello delle scorse partite? Dove sì, abbiamo Fontecchio che è il go to guy, ma mi pare ci siano più soluzioni di squadra e possibilità per tutti rispetto a quando in campo c'è lui. Non sto dicendo che sia meglio non averlo, ma mi è sorto qualche dubbio. Grazie ancora per tutti i video e complimenti per il canale. Grazie, grazie, grazie a te. Paradossalmente l'assenza di Gallinari ci ha tolto aspettativa, perché il giocatore più famoso, tra virgolette, non ce l'abbiamo e quindi siamo, tra virgolette, più giustificati anche, qualora dovessimo giocare male, e ha risolto alcune problematiche di gerarchie. Perché si diceva, sì, Fontecchio miglior realizzatore, però poi quando il pallone scotta la squadra è ancora di Gallinari, e quindi no, ha messo a posto due o tre cose, la squadra è diventata di, di Fontecchio al 100%, ha liberato un sacco di palloni per un sacco di altri giocatori... È chiaro, eh, poi quando vai a giocare contro Jokic e contro Gobert, avecelo Danilo, avecelo Danilo, quindi non è meglio che non ci sia Danilo Gallinari. Però nel male ha, è riuscita questa assenza a mettere in chiaro alcune cose. È un po' come l'espulsione di ieri di Pozzecco, no? Cioè, non è che speri che il tuo capo allenatore si faccia buttare fuori. Però nel, nel male di quello che è successo... Proviamo a trarre dei benefici. Spinta emotiva per i giocatori, squadra in mano a tecnici comunque affidabili, con esperienza, che sanno come gestire queste situazioni, è andata bene. Se poi la domanda fosse, Edo, ma se come per magia domattina Gallinari fosse sano, lo vorresti o no? La risposta è sì, senza pensarci neanche un secondo, però purtroppo non può le, le capitare. Um, secondo Walter Aldrigo gli Warriors sono ancora favoriti ma ci sta, eh, ci sta che possano vincere però secondo me quella spinta emotiva che, che quest'anno avevano era emotivo per cui io dall'inizio l'ho definito come i miei favoriti di quest'anno secondo me il prossimo anno non ce l'avranno più e viceversa ce l'avrà gente tipo Boston non mi luoghi per motivi completamente diversi gli fa tanto sta cosa. vediamo, Beh, per ora è prestissimo Dice un Diamantidis è per sempre: Ci ho dato che ho fatto molti sordi grazie all'Italia che va avanti e non ho tempo oggi di ascoltare tutta la live. Volevo solo dirvi che siete una bella community dove non ci si offende l'un l'altro. Me la recupero su YouTube. Buona serata e forza, Casalone. Grazie, grazie, grazie mille. Io giro i complimenti alla community perché io di fatto ci metto la faccia e la voce, ma poi a maggior ragione nelle live il contenuto siete voi. Quindi il fatto che, che ci siano, eh, ci sono due moderatori, ma di fatto non moderano quasi mai niente perché non ce n'è bisogno, perché è un luogo di incontro. Ce ne fossero eh, dei luoghi di incontro di genere, ce ne fossero. Quindi, quindi grazie, grazie, grazie mille. Poi eh, dice Ricky ma Van Gandhi l'ha vista la partita di Melli ieri sera a proposito dei Pelicans dei tempi che furono? Io non ho parole, comunque temo la Francia perché difensivamente sono molto più solidi dei Serbi, hanno una panchina molto più lunga e migliori difensori degli esterni che ci limiteranno. Mi aspetto partita a basso punteggio e vittoria loro abbastanza comoda, purtroppo. Che ne pensi? PS, la Turchia è una squadra di pazzi, allenata dal capo Stipite in questo... perché Ataman, eh, ragazzi, Ataman... Ataman è, è, è una roba, Ataman è, vabbè. È, è venuto meno nella partita decisiva al Peren Shengun. Mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto. Per me questo doveva essere l'europeo di lancio definitivo di Shengun. Lo è stato, ma nella partita decisiva è venuto meno. Mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto. La descrizione della partita con la Francia è quella che dovrebbe essere sulla carta. Sulla carta dovrebbe essere così, una partita di difesa a punteggio basso dove loro controllano grazie al fisico e al talento sugli esterni alla difesa. E' per questo è che no, noi bisogna sperare che succeda qualcosa di diverso, qualche cosa di strano, perché secondo programma dovrebbe andare come l'hai descritta te, io sono perfettamente d'accordo. Abbiamo delle chance, io dico un 20, 23% di probabilità, poi vi spiegherò anche perché del 23%, eh? è poco, è poco. Questo, questo è canto. E Van Gandhi è l'esempio di quello che si diceva. Cioè, per Van Gandhi Melli era un onesto gregario da fargli fare i 30 secondi di fine quarto dove c'è da spendere un fallo, non di più. E Melli ha fatto di tutto per uscire da questa inquadratura, perché nelle poche occasioni in cui tra infortuni e robe varie ha avuto spazio, ha giocato bene. Eh, però la carriera ormai aveva preso quell'andazzo e quindi la scelta logica è stata quella di tornare in Europa che mi sembra che due o tre cose buone gliele abbia portate sia dal punto di vista del palmarès che dal punto di vista delle soddisfazioni e del portafogli ma so convinto che se fosse andato in un'altra un squadra con un altro allenatore in un altro contesto avrebbe potuto essere tuttora un giocatore NBA di pochi minuti ma tuttora un giocatore NBA Van Gandhi non è il mio allenatore preferito, neanche lui, fin dai tempi di Dwight... Quando... però Dwight Howard era fenomenale nell'imitazione di Van Gandhi. Se ehm, volete, magari non conoscete Van Gandhi, beh, cercate Dwight Howard che fa l'imitazione di Van Gandhi. Era, era la cosa che è venuta meglio storicamente proprio a Dwight Howard in carriera. Dice ma i rimbalzi, le stop no, no l'imitazione di Van Gandhi. Dice Orso Mala. Ciao, non ho ancora capito. Eh, ah no, ma aspetta, c'erano degli altri abbonamenti. Aspetta, c'era Aggio che si era abbonato. Terzo mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore, me l'ero perso, mi è arrivata lì la notifica. Grazie mille. Dice: Non sono riuscito ad entrare prima, passo almeno per un saluto. Grazie, 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 grazie mille. Invece Orso Mala diceva: Non ho ancora capito come abbonarsi con Amazon, ma ti seguo sempre da un sacco di questo bisogna che tu parli con la chat, perché in quanto io, fruitore del vostro supporto, dovrei essere in grado di spiegarti passo passo come fare ma in realtà, e io non ci ho capito una mazza neanche io ma è, dice che in realtà è facile, per cui è colpa mia e magari la chat ti saprà dare qualche, qualche dritta. Io mio amico spesso mh, un abbiamo un dibattito su Jokic e Embiid, per te ha più valore essere un giocatore che fa girare bene la squadra, Jokic, o essere più dominante in quanto a fisicità e gioco, bid. Ovviamente è una semplificazione delle caratteristiche dei giocatori, ma è per capirsi senza scrivere un papiro. Allora, mh, in generale, cioè esternando, estragnando le caratteristiche dai singoli interpreti Jokic e Embiid, io preferirei un giocatore che fa un centro, che fa girare bene la squadra intorno a lui, che legge i raddoppi, che sa passare bene il pallone, che apre il campo, lo preferirei. Nello specifico, io ancora non ho capito se effettivamente Jokic è anche un giocatore che fa girare bene la squadra, perché si è sempre trovato con una squadra in NBA che non aveva possibilità di fare niente e quindi lui ha sempre stradominato, però io Jokic lo voglio vedere con Murray, con Porter Jr. Quindi tra i due sarei in difficoltà perché Embiid so effettivamente che cosa mi può dare, quello è, è tanto non mi aspetto niente di diverso. Jokic, io voglio prima vederlo con Murray e Porter Jr per potermi fare un'idea se effettivamente è il tipo di giocatore che io mi immagino oppure no. Quindi rimango un po' In attesa hm, di vedere se, è quel, se effettivamente è quel tipo di giocatore lì. Prendo Jokic. Però non so sicuro che lo sia. Lo voglio vedere al di là della nazionale, che va bene, ok. È quello che è capitato ieri, dove comunque lui ha dominato. Però lo voglio vedere a Denver con una squadra degna, che cosa che purtroppo non ha mai avuto in questi in questi anni. Poi, poi poi. Ehm, dice Buffoods secondo me nessun attenuante alla prima pagina della gazzetta sulla rissa alla partita della Juve e non alla pallavolo o qualsiasi altra notizia più educativa siamo, siamo abbastanza d'accordo io l'attenuante la, dei numeri gliela do perché dovendo tutti i giorni fare a cazzotti con i, i, i numeri di youtube e di switch e dovendo tutti i giorni ripetermi perché Voglio tenere la Lega Basket. Me lo devo ripetere tutti i giorni perché se no tutti i giorni dovrei cancellarla. Allora, questa attenuante dei numeri gliela voglio dare. Ma ripeto, non è giustificabile perché poi eh, io, tifoso appassionato di pallavolo, che mi voglio incorniciare la copertina della vittoria del mondiale, mi devo beccare Juve Salernitana. E ha poco senso, quindi sono, sono d'accordo con te. E su Fernandez, sì, questo era perché m ero, m ero, avevo confuso i Rudy, eh? beh, beh, quantomeno non ho tirato fuori i Rudy Zerbi, già questo è un passo avrei potuto fare una bella polemica su Rudy Zerbi, a amici, no? Quindi già, già questo è, è positivo, ho beccato almeno lo sport. Eh, poi dice Gino il Gamer 007 Ciao io mi tolgo una domanda che vorrei farti da tempo: come ti sei appassionato al basket? Se è una cosa eh, troppo personale, puoi non rispondere. Un saluto alla miglior community del mondo, grazie, grazie mille, forza azzurri. Allora, è un eh, mm, forse l'ho già anche raccontato, non lo so, ma eh, lo ridico, tanto è una cosa anche rapida. Eh, è stato una cosa quasi casuale, casuale, no, ma sicuramente involontaria da parte mia nel senso che eh, io ho cominciato a giocare a pallacanestro perché da piccino mi ammalavo sempre e i miei eh, ragionarono così che poi è tutto da vedere se all'atto pratico medico è un ragionamento che ha un senso oppure no perché non so tanto sicuro però i miei ragionarono così se questo già si ammala sempre se si porta a fare calcio dove giocano fuori d'inverno o in freddo mentre piove, no, no, non la sfanga. Quindi portiamola a fare uno sport all'interno. Poi tutti dicevano anche ai tempi per i bambini lo sport, lo sport di squadra, sport di squadra all'interno a Siena, la pallacanestro. Però i miei non, non fanno pallacanestro, non sono appassionati di pallacanestro, quindi non è che mi hanno spinto al basket in quanto... No, io sono partito da, da meno di zero. Queste sono le vere motivazioni per le quali ho cominciato a giocare, a giocare. E poi giocando mi sono appassionato a quelli che giocavano bene, perché io non ho mai giocato bene. Questo di fatto è la situazione. Poi... Eh, sempre nei messaggi riscattati dice Tony Crip il Poz pazzo, scriteriato, troppo emotivo, senza contegno e senza ritegno, ma ha anche dei difetti. Io sono sempre in difficoltà col Poz perché esattamente come quando giocava io l'avrei sempre voluto nella mia squadra. Io tuttora nel mio staff lo vorrei sempre, se io fossi presidente di una squadra e avessi i soldi per potermelo permettere, io vorrei il Poz vice allenatore, perché so che alla fine della fiera non me la sentirei di dargli il ruolo di head coach, ma io nel mio, nel mio gruppo, nel mio staff lo vorrei sempre e comunque. Quindi... Se ci fate caso, tutte le volte che l'ho criticato e che lo critico e che continuo a criticarlo quando sbaglia, però eh, ho sempre un occhio di riguardo per il pozzo quindi su questo. Così, poi eh, dice: dice, dice, dice Nat, eh, e invece come li vedi i Nuggets con rientro di Mara e Porter Jr., ecco, li, ve, li, ve, li voglio vedere, li voglio vedere. Questo è quanto... Perché noi ci si dimentica sempre... Del giocatore che era Jamal Murray... Perché è passata una vita... Veramente... Da quando giocava Jamal Murray... A ora... sono Cambiate le ere geologiche... L'NBA ha cambiato l'assetto... Gli equilibri... Cioè... È tutto diverso... È passato... Però Murray... Era uno che cinquantelleggiava... Ai playoff... Ai playoff... Nella bolla... Hm? E me lo ricordo io... Molto bene... Addirittura ai tempi, quando ancora Jokic non aveva dimostrato quello che poi nel frattempo ha dimostrato C'era chi sosteneva che la squadra fosse di Jamal Murray E Jokic fosse un, un signor Robin, una signora seconda punta eh, Oggi ovviamente non è così Però non si può neanche screditare Jamal Murray Quindi aspettiamo di rivederlo So contento Oggi che è passato del tempo che non si è rientrato l'anno scorso, perché vuol dire che si è preso tutto il tempo necessario, l'anno scorso l'ho odiata questa decisione da parte di Denver e di Jamal Murray perché lo volevo rivedere in campo, ma oggi che il tempo è passato sono contento e, e secondo me sono una contender. Lo dico apertamente, sono una contender, non sono la favorita, però se tornano tutte e due e riescono a stare vivi e sani, sono una contendere con quelli che nel frattempo sono arrivati. Provocazione. Dice Manu Mans alla Hendrik Perkins. Dobbiamo ringraziare tutti i Petrucci per aver preso pozzecco. Adesso domanda seria: dove sarebbe arrivata l'Italia? Con Sacchetti? Mm, ti dico la mia. Mm, secondo me avrebbe avuto un cammino più lineare. Probabilmente sarebbe arrivata dove ora o forse avrebbe perso ieri, ma più o meno. Però secondo me non avrebbe perso con l'Ucraina. Avrebbe vinto. E quindi avremmo avuto un altro accoppiamento. E quindi o dove ora o un passo dio, più o meno, però siamo lì. Nel lungo periodo, io credo che Pozzecco sia stata una scelta giusta. Sto, ti sto dando ragione, Gianni. Gianni, ti sto dando ragione. Nel lungo periodo. Però mai toppato completamente la tempistica e lo dissi subito. Cioè, nel senso, Pozzecco secondo me ha le possibilità, in quanto anche proprio personaggio, di poter creare un qualche cosa per la maglia azzurra. Siccome in pochi ci tengano quanto ci tiene lui, al di là di tutto, secondo me può essere uno stimolo importante. Quindi alla lunga può diventare anche un investimento. Però il tempo è stato cannato al 300%, perché mancava, mancava troppo poco, perché Sacchetti non se lo meritava. Quindi questo era un europeo che l'Italia doveva fare con Meo Sacchetti. Punto. Su questo io so abbastanza... Vediamo, vediamo. Allora, se invece si dovesse vincere mercoledì, allora lì cambia, perché secondo me con Meo non, non si sarebbe mai riusciti a arrivare... Quindi, però, Simone mi ha assicurato che non si può vincere. Dice l'Olo2F: escluso far vincere squadre che non hanno mai vinto, per me in NBA c'è una sfida. Che spero che una superstar prima o poi colga: far rivincere l'anello ai Knicks e rimanere immortale. Prima o poi succederà, per forza di cose. Però guardate che ce la stanno mettendo tutta per evitare di vincere a New York. eh? cioè, proprio si stanno impegnando forte. Boh, la sceneggiatura vorrebbe Victor Wembanyama. Prossimo anno che arriva da star. Da sta Però essendo in X, è capace. Se, se riescono in qualche modo a perderle tutte, a prendere Wembanyama, si rompe ai primo allenamento e carriera finita. Quindi, no? No, 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 non so che aspettarmi. Prima o poi succederà perché sono in X, giocano a New York, il Garden, i soldi. Stephen Hay, cioè, prima o poi succederà. Al momento, però, mi giocherei qualche centesimo sul poi, se posso avanzare così. E poi dice Abzaz, forse è un'eresia, ma Melli, almeno difensivamente, mi ricorda Draymond Green, per la capacità di non andare troppo in difficoltà contro avversari più grossi e abilità di comandare la difesa. Poi, ovviamente, Gobert Mercoledì lo devasterà dopo queste parole. Qualcosa scià dal punto di vista della, della gestione anche de, dei movimenti degli altri, degli altri quattro giocatori in campo, dal punto di vista dell'adattabilità, perché Melli è un 4, che gioca 5, marca i centri, cambia su tutti, esce sul perimetro, quindi qualcosa c'ha eh, Penso che rispetto a Draymond Green abbia meno intensità pura, proprio meno intensità pura. E meno visione di gioco in attacco, però a più centimetri, secondo me, c'è anche una mano migliore. Quindi, Melli è meglio di Draymond Green, fa No, non, non è vero, non è vero. Però come, come raffronto, eh, soprattutto fatte le proporzioni tra Golden State Warriors squadra e nazionale italiana squadra, ci vuole anche stare. Il problema è che Spike Lee attizza gli avversari, dice Morel 17. È vero, è vero. Eh, Frank13S ciao mi sono abbonato ma Twitch non mi ha fatto condividere il messaggio dell'abbonamento lo fa, eh, anche questo è un colpo in canna che Twitch ha purtroppo comunque io nel dubbio ti ringrazio a prescindere da tutto e di cuore e, e intanto ti leggo qui comunque ti seguo da anni ormai più su YouTube che su Twitch anche per mancanza di tempo mi sono super affezionato grazie per tutto quello che fai, grazie alla fanpage che ci fa recuperare certe grandi perle un salutone, sono io che ringrazio te e voi davvero davvero di Cuore, compresa la fanpage, che lo dico apertamente su Instagram, fa un lavoro nettamente migliore del mio. Tant'è vero che io, quando posso, cerco di ripostare il più possibile perché se lo meritano. Perché se lo meritano, punto e basta. Quindi, quindi grazie, grazie, grazie davvero. E poi c'erano dei bits che ho visto arrivare ora, di Roz 12, che riringrazio, 100 bits. Da tifoso Warriors sono abbastanza d'accordo con te. Quest'anno spunterà una squadra inaspettata. Denver con tutti in salute? Possibile. Per la competenza e la compagnia, un enorme grazie a te e al canale. Quindi contro grazie da parte mia. Ma anche Dallas potrebbe essere una sorpresa. Ha lavorato bene in, in estate, tutto sommato, no? Cioè con l'evoluzione di... Quest'anno veramente è aperto lo scenario, no? Eh, I Lakers potrebbero piazzare uno scambio di Westbrook che apre completamente le... I, i, I Nets cioè, mi sembra impossibile. Però cioè, quest'anno è veramente aperta tanto la, la, lo scenario, la possibilità. Io penso che gli Warriors debbano arrivare fino in fondo, perché sono tra le squadre più forti. Però, la vera differenza l'anno scorso, secondo me, l'ha fatta che quando siamo arrivati al dunque. Kerry, Draymond Green e Clay Thompson hanno voluto vincere senza Durant, ci avevano quella motivazione in più rispetto agli altri, così come i Lakers della bolla ci avevano la motivazione che era l'anno della scomparsa di Hobby Bryant, così come Miluohi l'anno prima ci ha avuto la motivazione di Yannis di arrivare a vincere il primo anello. Le motivazioni in un percorso come quello dei playoff, ragazzi, non, non sono tutto, perché poi c'è la tecnica, c'è la squadra, c'è la profondità del roster, c'è l'esperienza, non sono tutto, però, però, sono tanto, mettiamola così. E poi dice sempre Roth 12 altri 100 bits, grazie mille, se arrivi a 500 sub, che succede? Non abbiamo posto un, un, un limite, mi pare, sui 500 sub e siamo ancora lontanissimi in teoria. V Vediamo, se, se dovesse diventare un'opzione un possibile, metteremo un target, metteremo un obiettivo, voi intanto sbizzarritevi, proponete cose. Però per ora siamo lontani, ragazzi. Io ve lo dico. Se volete, vi dico a quanti, a quanti siamo. a 300. Quindi siamo poco più che la metà. Siamo lontani. Siamo lontani. Però voi, 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 dite, voi dite nel caso. E poi dice Peru 16. Ciao, vedo secondo te quali sono i giocatori che questo europeo ha messo più in mostra e che in un futuro potrebbero vedere, eh, si potrebbero vedere in NBA. Fontecchi a parte. È facile troppo dire Mark Hannen. Io continuo a pensare che in un futuro Mishic possa fare qualche esperienza NBA in, in, in certe condizioni e in parte anche, anche Sengun, seppure io avevo aspettative ancora superiori rispetto a quello che ha fatto effettivamente Sengun, eh, però comunque sia si è consolidato a altissimi livelli. Quindi mi è dispiaciuto per come è andata a finire con l'Arkin, perché per quello che ha fatto in Europa anche lui poteva mettersi un po' in mostra. Questi. Questi, ti direi questi. Ordina la maglia di Mephiondu. Potrebbe essere. 500 sub, la maglia di Mephiondu. La NBA Sunday però mi pare che si erano messi, aspettate eh, eh, vedi, si erano messi ai 60.000 iscritti su YouTube, che è un pezzo in là, però eh, se ci pensate, c'è un sborso economico importante perché si tratta di rifare praticamente l'impianto di, di tutta la casa per portare la televisione qui nello studio per fare l'NBA Sunday. Si tratta di migliaia di mila euro che devo cacciare. Quindi eh, ho preso tempo, mettiamola così. Eh? Si spera poi che eventualmente con 60.000 euro, sì, 60.000 euro, magari 60.000 iscritti possano esserci delle entrate un po' diverse. Speriamo, non lo so se mai ci dovessimo arrivare. Che cos'è l'NBA Sunday? Sono le partite NBA in diretta su Sky che potremmo guardare insieme tutte le domeniche per mandarmi negli Stati Uniti i 50.000 iscritti su YouTube. Ormai all'inizio erano 100.000, poi ho rivisto perché secondo me a 100.000... però a 50.000 iscritti su YouTube siamo quasi a 40.000. Eh, per cui non è neanche troppo lontano in teoria, poi in realtà fa 10.000 iscritti ci possono volere 3 o 4 anni. però in teoria, no, se eh, su, sui 30.000, sui 40.000 abbonati di ora anche soltanto uno su, su 4 eh, facesse abbonare una persona, no? si sarebbero già trovati i 10.000 che mancano. Quindi in teoria potrei essermi messo nei guai. Però in realtà ci vuole, ci vuole un po'. Eh, è vero Nat, potrei fare now TV, ma in realtà ho già SkyGo, quindi in teoria potrei guardarmi qui sul computer SkyGo, però sto sempre in ritardo, SkyGo e tutti gli streaming arrivano sempre in ritardo di quell'azione e mezzo, due azioni, che di fatto rendono invivibile in, in, in e, e non fruibile la situazione, perché io esulto per una tripla che, che voi avete già visto due azioni fa. Capito? Quindi questo è un po' il, il problema. Basta signori, ma che orario si è fatto? Ma tardi, ma proprio tardi, ma aiutami a di tardi, più di due ore anche stasera che doveva essere una live così internos, interlocutoria tra una partita e l'altra, non sapevo neanche se farla, eh. quindi che vi devo dire io se non grazie, grazie mille. Eh, ci vediamo domani, domani esce la prima puntata del Quasi Gaming, puntata zero in realtà perché non si gioca ma si fanno tutte le estrazioni, si vede... In in Quale franchigia giocheremo e, e si comincia a creare la squadra che sarà? E poi, mercoledì, la partita, la partita con, eh, con la Francia, Roz. 12 con Twitch. Non riesco a mandarti a New York? È complessa. È complessa. È complicata. Hot Twitch è complicata, ma anche perché non, non, cioè, non è che voglio fa, fare, capito. Ci posso pensare, ci posso pensare, mettiamola così. Però per ora l'obiettivo restano, restano i 50.000 50. iscritti su YouTube. Anche i loghi domani, è vero, il logo, perché ce n'è uno che ha sbaragliato la concorrenza e quindi è stato, è stato ufficializzato come logo del Quasi Gaming e, e lo, vedrete, lo vedrete domani, lo vedrete domani. Papigno dice: Guarderò il Quasi Gaming per la prima volta. Benvenuto, benvenuto. Speriamo che, che, pos che si possa accogliere un nuovo, nuovo partecipante in quel calderone infernale che è il, il Quasi Gaming. Basta, a domani, signori. Grazie a tutti.